Buonasera, benvenuti. Potremmo far finta che sia un incontro come gli altri. Non è un incontro come gli altri, non solo perché chiude un ciclo, ma i cicli si aprono, si chiudono, alcuni, quelli più sfortunati, si interrompono. Elisabetta vi dirà qualcosa di più in seguito, ma perché arriva alla conclusione di un'esperienza di collaborazione e di condivisione che è stata profonda e profondamente importante nella realizzazione di questo ciclo di incontri raccolti sotto il titolo di Viaggio Sentimentale. Comincio col chiedere scusa ai nostri ospiti se mi prendo qualche secondo ora per quelli che canonicamente sarebbero i saluti. Li anticipo però perché alla fine potrebbero sembrare di circostanza e anche per non affrettarli. Ad esempio, ecco, la volta scorsa avrei voluto ricordare agli studenti di portare le prime 50 pagine della Grande Straniera a memoria, perché secondo, come recita una cara vecchia battuta, questa non è la Leopolda. Dunque, abbiamo cominciato quasi per caso il 21 dicembre dell'anno scorso, molti di voi già c'erano, per la presentazione del libro di Enrico Terrinoni. Era un debito che io dovevo verso Cronopio e verso Enrico Terrinoni. Chi ha paura dei classici? Domani sera potrete anche rivedere la presentazione nel canale YouTube di Cronopio. E questo trio che qualcuno ha argutamente chiamato asburgico, Elisabetta, Francesco, Giuseppe, si è formato quasi naturalmente. Abbiamo ripreso a febbraio per l'anniversario dei 30 anni della pubblicazione del Viaggio Sentimentale di Stern, tradotto e curato da Giancarlo Mazzacurati. E ora, per essere attenti alle date, chiudiamo stasera a qualche giorno dalla Pasqua. Allora, questo non è un bilancio, non vuole essere una riflessione, soltanto una constatazione di un rapporto virtuoso e di uno scambio che ha permesso a Cablas di sperimentare con libertà, in tranquillità e con il massimo supporto, grazie ad Antonella Cristiani, a Bruno Moroncini e a Maurizio Zanardi, e che ha dato anche a Cronopio la possibilità di fare quel che faceva come casa editrice in condizioni normali, cioè nella propria sede, al Museo Nietzsche, all'Asilo Filangieri, in altri luoghi, discutere. Discutere intorno ai propri libri, sì, ma anche intorno ai libri altrui e intorno ad alcuni temi. Ora, le strade non è che si dividano, e non mettiamo tra parentesi il sodalizio, ma è giusto che ognuno proceda secondo il proprio ritmo e secondo il proprio passo. Di fatto, per voi ci sarà questo, avrete una maggiore offerta. Quindi iscrivetevi ai canali, piacete, fate piacere, campanelle, tutte quelle cose dei social. Ora chiudiamo con una serata a cui abbiamo dato un titolo non proprio leggero, che cos'è la letteratura per parlare della grande straniera di Foucault. Il libro è stato tradotto dalla redazione di Materiali Foucaultiani e riprende l'edizione della Scuola di Alti Studi delle Scienze Sociali ed è una scoperta. Innanzitutto è una scoperta di testi, perché Michel Foucault sembrava aver dedicato ai temi letterari un numero molto limitato di saggi. Quelli erano i saggi pubblicati, che in gran parte erano anche di circostanza, scritti d'occasione, introduzioni, brevi interventi per alcune riviste. Ora, invece, l'origine stessa di questi testi di cui ci occupiamo oggi è particolare. Ed è particolare perché insieme alle lezioni americane, alla conferenza, ci sono anche due testi radiofonici che sono stati estrapolati da un ciclo di trasmissioni per RTF. E adesso, approfittando del fatto che si trovano online, vorrei farvi sentire la sigla iniziale delle trasmissioni. Qui avrete la musica di Gard Varese all'inizio e poi sentirete Foucault declamare il proprio nome prima di quello degli attori. RTF, France 3 nationale, présente l'usage de la parole. Autour de cette table sont réunis Michel Foucault, l'auteur, et les cinq comédiens par ordre alphabétique. Marguerite Cassan, Pierre Delbon, Abel Jacquin, Catherine Lecouet, Claude Martin. Pour vous présenter la première des cinq émissions sur les langages de la folie. Aujourd'hui, la folie et la fête. Perfetto. Di queste emissioni, la seconda e la quinta sono presenti nel volume. Il programma si chiama L'uso della parola. E questo
era un aspetto importante perché la letteratura per Foucault sembra consistere in un determinato modo di essere del linguaggio. E ora veniamo alla parte più imbarazzante per me, quella in cui devo presentarvi Giancarlo Alfano, Daniele Giglioli, dirvi dove insegnano, riprendere i titoli dei loro libri, sapendo benissimo che se li digitate i loro nomi su Google trovereste, e ora lo facciamo questo esercizio di preterizione, trovereste per Giancarlo Alfano Il Lido più lontano, che è il testo definitivo sull'Orcidus Orca. Poi un lungo attraversamento dei secoli europei, dal XIV al XX, attraverso una chiave specifica, l'umorismo letterario, per Carocci. Per Cesati, Ciò che ritorna, gli effetti della guerra sulla letteratura, nella letteratura italiana del Novecento, e per tornare più indietro, credo che questo abbia qualcosa a che fare con l'incontro di stasera, Nelle maglie della voce, oralità e testualità, da Boccaccio a Basile. Naturalmente Giancarlo Alfano è, insieme a Francesco De Cristofaro, il curatore dei volumi Il romanzo in Italia, pubblicati da Carocci nel 2018. Per Giglioli, invece, all'ordine del giorno, I cattivi pensieri della democrazia, uscito per Il Saggiatore, e poi, risalendo dal 2011, Senza trauma, per Quod Libet, Critica della vittima, e questo devo confessare che è un testo che avevamo pensato con Cronopio di discutere, anche schiena a schiena con un libro di poesie di Trucillo, Lezioni di tenebra, perché sono due posizioni diverse sulla vittima, in realtà due modi di affrontare la figura della vittima, quella creaturale da un lato e quella artificiale dall'altro. Poi Stati di minorità, per la terza, in una bella collana che si chiama Solaris. Daniele Giglioli l'avrete letto anche sul Corriere della Sera e non l'avrete letto invece in Neue Zürcher Zeitung perché è un giornale svizzero-tedesco. Dunque, questo è quello che non vi volevo dire. Vi dirò invece perché abbiamo voluto che fossero Giancarlo Alfano e Daniele Giglioli a presentare La Grande Straniera, per il modo con cui lavorano intorno all'oggetto letterario, cioè per gli strumenti che adottano, che non vanno mai esclusivamente sul versante dell'estetica o su quello dell'ermeneutica, non si limitano a questioni di stile o formali, soltanto queste. Interrogano i testi. Interrogano i testi e aprono degli orizzonti nuovi attraverso le loro indagini. In passato ho letto molto di ciò che viene chiamato letteratura. Questo è l'inizio folgorante della Grande Straniera e forse potremmo proprio partire da qui. Che cos'è la letteratura per Foucault? E dunque, invito adesso Daniele Giglioli a intervenire per primo e poi passare linea e microfono a Giancarlo Alfano. Grazie. Sì, bene, grazie dell'invito asburgico, allora che mi è stato rivolto insieme a Giancarlo, e devo anche dire che è imperiale il titolo che avete dato a questo incontro, che cos'è la letteratura, stroncherebbe, ci sarebbe da che stroncare la più ambiziosa delle persone. Invece era un titolo che una volta ricorreva spesso, dopo Sartre, in molti sono stati così, anche Garrulli, una volta per sfizio mi ero messo a contare le definizioni di Roland Barthes in tutta la sua opera, ne ho trovate un centinaio circa di che cos'è la letteratura. Però per fortuna abbiamo la limitazione di Foucault. Questo incontro è diverso da tutti gli altri perché per quelli che ho seguito c'era sempre l'autore vivo. Qui, a meno di una prosopopea o di un'etopea, non possiamo evocare Foucault come se fossimo in Rashomon o nel film di Woody Allen dove lui tira fuori Marshall McLuhan, no? Non abbiamo assolutamente la possibilità di sapere che cosa Foucault direbbe di che cos'è la letteratura. Quindi ci dobbiamo un po' arrangiare. Questo ci dà un po' di libertà e un po' di orfanezza, come sempre succede in questi casi. Io ho pensato di non schivare neanche la domanda ultima, fondamentale, che avete messo all'inizio, che cos'è la letteratura. Ho pensato di dire in due parole, poi spero che ci saranno più giri e domande, eccetera, eccetera, che cos'è la letteratura secondo Foucault, grosso modo, molto grosso modo, come si desume da questo libro, che cos'è la letteratura per Foucault, cioè cosa rappresenta per Foucault nel percorso di Foucault. E che cosa, diciamo così, potremmo trarre ancora oggi dalle concezioni e dal percorso di Foucault per una nostra definizione, un nostro uso della letteratura oggi?
Allora, molto brevemente, partendo da questi scritti che sono trascrizioni di interventi orali, uno nel 63, uno nel 64 e uno tra il 70 e il 71, io posso sostenere che si tratta di uno splendido pastiche. Cioè, la concezione della letteratura che Foucault propone frontalmente, direttamente, negli anni 60, negli anni, non è qualcosa di particolarmente originale. Con questo non voglio sminuire il valore, voglio dire che c'è qualcosa del classico. È come quando si dice che un salotto è Biedermeier o Secondo Impero, è più o meno la stessa cosa. Foucault si scrive in una costellazione, in un triangolo, che è quella di due grandi maestri, uno morto, Georges Bataille, l'altro che vive comunque in un'oscurità, nessuno lo conosce, Maurice Blanchot, cioè tutti lo leggono, ma nessuno l'ha mai visto, l'altro è molto più attivo, è Roland Barthes. E prende tutte quante quelle che sono, diciamo così, le parole d'ordine del discorso sulla letteratura di quegli anni. Prima di tutto, un'idea di letteratura come qualcosa di assolutamente moderno, e questo è corretto anche storicamente, perché quello che noi chiamiamo letteratura, una volta si chiamava in un altro modo, potremmo dire l'uso estetico del linguaggio, una volta si chiamava poesia, poi si è chiamato belle lettere, no? Al tempo più o meno dell'età classica, e dalla fine del Settecento letteratura. E poi tutta una serie di cose che sono all'epoca erano anche non più tanto discusse in quella che era la cultura d'avanguardia della Francia, della Francia non solo, della Francia che era la nazione pilota della saggistica, cioè intransitività, diciamo così, letteratura è sostanzialmente qualcosa che ha a che fare con la riflessione del linguaggio su se stesso, trasgressione, e qui viene fuori l'idea di Bataille. E pensate soltanto a questa specie di ruolo eroicizzante finale che Foucault dà alla letteratura nelle ultime pagine della storia della follia, poi se ne purgherà in qualche modo, quella è ancora una scoria giovanile, c'è stato il grande internamento dei folli, eccetera, eccetera, ma Sade, Hölderlin, Artaud e Raymond Roussel e tanti altri hanno mantenuto vivo questa possibilità di deviare, diciamo così, dall'ordine del discorso. Diritto alla morte, che è una parola strana, ma è il titolo di un saggio forse più importante di Maurice Blanchot. Foucault dice che la letteratura, nel senso modernamente inteso, nasce con Sade, trasgressione, con Chateaubriand, diritto alla morte, lo scrittore come qualcuno che è costitutivamente postumo, c'è cioè una frase molto famosa di Maurice Blanchot che dice: quando la scrittura comincia, l'autore entra nella propria morte, il che comporta il passaggio a un quarto, non mi ricordo più quanti ne ho elencati, quinto dogma o cosa che veniva data, diciamo, all'epoca, dico vulgata nel senso non spregiativo del termine, cioè la dislocazione dell'io. Dislocazione dell'io, cioè il saggio famoso. Sentite? C'è il saggio famoso Che cos'è un autore, in cui viene citata una battuta di Beckett: che cosa importa a chi parla? Che importanza ha chi parla? Ecco, da questo punto di vista, gli scritti sulla letteratura che qui sono contenuti sono degli splendidi esercizi di stile da parte di Foucault. Quello sul rapporto tra la letteratura e la follia, che non vengono affatto identificate, ma sono viste in compossibilità, diciamo così. Beh, proprio perché è possibile la follia, è possibile la letteratura e viceversa. L'ho scritto propriamente sulla letteratura, la conferenza tenuta a Bruxelles nel 64, e l'ho scritto su Sade, cioè sono due conferenze tenute negli Stati Uniti, che fa francamente un po' più fiacco, su Sade è fatto. D'altro, così, proprio per entrare, per dare questo nostro incontro, il tono della conversazione, non era un grande critico letterario Foucault. Non aveva proprio le doti del sollecitatore di testi, e lui lo dice esplicitamente. Ricorda un po' un'esercitazione retorica, fondamentalmente. A me ha fatto tantissimo venire in mente quelle cose che venivano date una volta agli studenti francesi. Tutti ricorderanno in Proust, quando Albertine deve fare un compito e aiuta la sua amica, e la lettera è l'esercitazione è Sofocle consola Racine per l'insuccesso della sua Andromacca. Tutti i motivi degli anni 60, della riflessione letteraria sugli anni 60, degli anni 60, li trovate qui splendidamente esposti. C'è qualcosa di leggermente
Questa è la letteratura secondo Foucault. Non troverete molto di più nei suoi scritti, nel libro raccolto in scritti letterari, che, come diceva giustamente Giuseppe, sono scritti d'occasione, sono introduzione. Più interessante, più anche morboso da un certo punto di vista, è il rapporto di Foucault con la letteratura. Cioè, che cosa vuol dire la letteratura per Foucault? La bella straniera o il bel rischio, per citare un altro libro di Cronopio, dove in realtà il rischio è quello di fare un'intervista orale, ma è un rischio che Foucault avverte. La letteratura pare, mettendo insieme, diciamo così, scritti orali, detti e scritti, per citare anche la raccolta dei suoi tre volumi di saggi e conferenze, sembra qualcosa di cui Foucault ha fretta di liberarsi. I curatori di questo volume, che oggi dà occasione alla nostra conversazione, accennano alcune ipotesi, ma secondo me ne mancano una. La letteratura scotta a Foucault. La letteratura scotta. Foucault a un certo punto dice: io ho preso molto sul serio la distinzione di Roland Barthes tra scriventi e scrittori. Gli scriventi sono quelli che hanno qualcosa da dire sul mondo, gli scrittori scrivono del linguaggio, scrivono il linguaggio fondamentalmente. Io non sono uno scrittore, non solo perché non mi invento le storie o non scrivo versi, ma perché io parlo di qualcosa, che poi questo qualcosa sia a sua volta un discorso che produce effetti, eccetera eccetera, va bene, ma comunque io sono il tipico scrittore transitivo. L'intransitività, che è una delle caratteristiche che io stesso riconosco, ho riconosciuto, l'ho messo a stampa alla letteratura, non è la mia modalità di scrivere. Da questo momento in poi, Foucault, per quanto ne sappia io, non scrive quasi più di letteratura, diventa l'uomo dell'archivio, abbandona qualunque, diciamo così, rapporto che ancora aveva con cose che è difficile dissociare dall'attività della critica letteraria, e cioè un minimo di idea, almeno di intenzione d'autore, che era la, diciamo così, il centro dell'epistemologico dell'ermeneutica di origine fenomenologica, insomma il cogito, va bene, non l'autore come persona, ma ci sarà un centro intenzionante che dirige i significati. E anche tutto sommato quello che ha a che fare con la struttura dei testi. Queste cose Foucault non interessa, non interessa il discorso, l'archivio. Il vero grande autore di Foucault è Pierre Rivière, cioè è un uomo che ha ucciso il padre, la madre, no, il padre no, ha ucciso la madre, i fratelli, scrive una memoria attraverso la quale cerca in tutti i modi di essere portato al patibolo, cerca quello che Foucault chiama nel libro sulle prigioni, lo splendore dei supplizi, ma purtroppo si mette in mezzo quell'accidente di potere psichiatrico che sottrae Pierre Rivière alla giurisdizione dei giudici e alla pena di morte, mostra che è impedito mentalmente nella capacità di intendere e di volere e quindi lo condanna alla reclusione. Foucault ha fretta di togliersi da questa condizione di intransitività. Le ragioni psicologiche lui avrebbe detto non mi interessano. Sicuramente nel far ciò perde alcune scorie giovanili, perde una certa estetizzazione del rapporto, diciamo così, tra letteratura e trasgressione. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che da subito e prima di molti Foucault sostiene, ed è l'unico insieme a Lacan, che non esiste la possibilità di un metalinguaggio. La letteratura è qualcosa che non permette che si parli di lei. La letteratura è quella cosa che nel momento stesso in cui ci si chiede che cos'è la letteratura, si sta avverando la letteratura. Ecco, a questa cosa Foucault perde interesse perché gli interessano i discorsi che producono effetti nel mondo, e gli interessa il fatto che il discorso, non la lingua, cioè degli atti di parola, producano degli effetti di quello che sarà il suo grande tema, il potere, che viene scandito, come sapete, negli anni 70 in due tappe: dopo l'abbandono della militanza politica, le prigioni, eccetera, eccetera, c'è la scoperta di quello che, con un termine che ha avuto troppa fortuna, viene chiamato biopolitica, e adesso sappiamo invece che dobbiamo chiamare neoliberalismo, che Foucault scopre per primo. Il primo intellettuale europeo che nel 75-76 legge certi autori, prima che arrivino la Thatcher e Reagan,
E poi da qui si ritrae, perché ne ha molta paura, perché si rende conto che il soggetto imprenditore di se stesso lui piace molto, e quindi si rifugia nell'ermeneutica del sé, che ha a che fare con gli ultimi anni della sua, dei suoi studi, dei suoi corsi e dei testi che scrive. Io credo che avrei già finito, perché veramente la mia intenzione era di essere brevissimo, cioè Foucault sulla letteratura è perfetta espressione di un'epoca, ormai classica, chiusa, una fotografia d'epoca, bellissima da vedere, sono splendidi esercizi, splendide esercitazioni. Il ruolo della letteratura in Foucault invece è qualcosa di molto più vitale, che lo porta anche agli effetti più ambigui e inquietanti spesso del suo pensiero, perché se me lo chiedete proprio così fuori registrazione, io penso che Foucault e la sua equipe siano, nel caso Pierre Rivière, siano montati sulle spalle di un povero deficiente e gli abbiano costruito attorno, diciamo, qualcosa che non è mai esistito nella realtà, diciamo così. Io non credo che Pierre Rivière sperasse di essere suppliziato come Damien all'inizio, di sorvegliare e punire. È qualcosa che ha a che fare con una costruzione che gli intellettuali francesi stanno facendo in quel momento. In particolare bisognerebbe approfondire cosa vuol dire essere un intellettuale dove le istituzioni sono così forti in Francia. Ultimissima cosa che vorrei dire: è cambiato nel frattempo il mondo, è cambiato tutto, l'intransitività della letteratura è a parte ormai della storia della letteratura o della storia della critica. C'è chi ci dice, come Compagnon, per esempio, che è nato da poche frasi di Mallarmé o di Flaubert nella seconda metà dell'Ottocento. Oggigiorno, diciamo così, il senso comune dei consumatori della letteratura, che adesso sono di più di una volta, anche se probabilmente si fa una letteratura peggiore, ma indubbiamente l'alfabetizzazione, la literacy, quello che una volta era la letteratura, come si diceva al tempo di Pietro Bembo, per esempio, molto cresciuta, è di altro tipo. La letteratura adesso ha, diciamo così, due tipi di richieste che si trova a dover soddisfare e che sono entrambe, sarebbero riuscite completamente estranee alla concezione di Foucault e soprattutto ai maestri a cui Foucault si rifaceva. La prima è quella che è stata chiamata, con un'espressione abbastanza triviale, ma insomma, fame di realtà. La gente pensa a un ritorno alla transitività della letteratura. La letteratura ti spiega il mondo. E questo purtroppo non lo dice soltanto il mio tabaccaio, ma anche, per esempio, non so, un grande studioso come Guido Paduano dice, vabbè, se avete letto il suo libro di teoria della letteratura, dice, vabbè, la letteratura parla del mondo, di cosa volete che parli? Per forza di cose. La transitività della letteratura, pure con i suoi modi, pure con i suoi filtri, è un dato acquisito. È stata una follia andare dietro alla idea della intransitività, dell'autotelismo, della letteratura come qualcosa che si fa su e con e per se stessa. Dall'altro lato, la letteratura soffre di un indebolimento di statuto, proprio per questa fame di realtà, che fa sì che oggi le forme più sperimentali che ci sono in circolazione, e che non credo sarebbero piaciute molto a Foucault, sono forme che in qualche modo chiedono alla letteratura una legittimazione fuori di sé. Da una parte quella che chiamiamo l'autofinzione, tutto sommato. Che cos'è? È questo. È in qualche modo un testo che ha le prerogative di intrattenimento, di ammaestramento della letteratura, ma in cui però in qualche modo c'è l'ombra dell'autore. L'autore dice: sono io che mi espongo in prima persona. Questi enunciati non sono apocrifi, anonimi, non sono un mormorio, che cosa importa chi parla, sono una persona con nome e cognome che magari mente, ma è lui che parla. E dall'altra parte è quello che è stato chiamato da molte persone il realismo documentario, esponente più illustre è sicuramente Sebald, autori che costellano i loro testi di cartine, di piantine, di documenti, di interviste, di foto d'epoca, di biglietti del treno, no? In cui in qualche modo vuol dire: non sono io a parlare, è vero, ma c'è qualcuno di autorizzato a parlare, qualcuno che potrebbe rispondere alla vecchia domanda platonica che dice: ma te chi t'ha autorizzato a parlare? Chi t'ha dato la patente? Che ne sai? Ed è l'archivio, ed è la storia. Questo dà, sembra determinare, da un lato una popolarizzazione dei poteri della letteratura, dall'altro invece un suo, come posso dire, impoverimento, una sua perdita di legittimità, di autonomia. Allora, in che cosa possiamo riprendere
il Foucault che, obbediente tutto sommato alla vulgata degli anni 60, è un partigiano della letteratura intransitiva, della letteratura che è trasgressione e morte di colui che la emette nell'atto stesso in cui accade, e invece Foucault che abbandona la letteratura per dire ma a me interessa il discorso transitivo, io parlo di qualcosa. Questo lo dice esplicitamente nell'altro libro che Cronopio ha pubblicato, appunto, che si chiama Il bel rischio. È un'intervista rilasciata nel 1968. Molto probabilmente, se c'è qualcosa che possiamo riprendere, ma non è una definizione, non è una teoria, non è qualcosa che ho fatto io in casa con le mie manine per cucinarvela stasera, ma è un interrogativo, è il fatto che nel frattempo, da quello che sappiamo dalle scienze umane, dagli studi sul linguaggio, ci siamo accorti di una cosa, che non è una soluzione di compromesso tra le istanze o transistiche di Foucault, di cui lui si faceva banditore, e ciò che Foucault ha rifiutato per dire anche a me interessa il discorso di un signore che si chiamava Pierre Rivière e che invece di essere ghigliottinato ha passato la vita tra carcere e manicomio. È questa. Noi siamo, nessuno ha ancora smentito questa definizione aristotelica, una specie dotata di linguaggio. La specie dotata di linguaggio vuol dire che è il linguaggio verbale, perché anche le altre specie comunicano. Il linguaggio verbale è capace di fare due tipi diversi di prestazioni. Può fare riferimento al mondo. Io posso dire qui davanti a me c'è una bottiglia di Coca-Cola, voi non la vedete, ma c'è. O al limite può fare riferimento al rapporto tra chi parla e il mondo, qui, me, adesso, i pronomi di persona, le specificazioni di tempo e di luogo. Comunque fa riferimento a qualcosa di esterno a se stesso, oppure può fare riferimento a se stesso. Per esempio, io vi dico, considerate la frase, questo è un gatto. Non si sta parlando di un gatto, si sta parlando di una frase. Il linguaggio umano può parlare delle cose, può parlare del rapporto tra il soggetto parlante e le cose, o può parlare dell'enunciato sulle cose senza che le cose siano implicate. Io in questo momento ho detto questo è un gatto senza che in questa stanza da cui vi parlo sia presente nessun gatto. Ecco, probabilmente una traccia, ma non è più che una traccia, è veramente un odore a cui andare dietro come Segugi, potrebbe essere l'idea, e Foucault probabilmente sarebbe interessato, credo, visto che ha vissuto anche lui in questa spaccatura, in questo clivage tra referenza e non referenza o diversi tipi di referenza, referenza al linguaggio, referenza agli oggetti, al mondo, alle cose o al limite al soggetto locutore, è che la letteratura colma questo iato. Colma non va bene perché dà l'idea riparativa. La letteratura si pone, rende germogliante, rende non difettivo ma esorbitante, rende in qualche misura produttivo questa spaccatura che esiste tra le due prestazioni che il linguaggio verbale ci offre. Questa è stata sostanzialmente la storia della teoria letteraria del Novecento, rispecchiamento del mondo versus autotelismo, autoreferenzialità, letteratura che si fa con la letteratura, intertestualità che è venuta dalla Russia tramite il fraintendimento clamoroso che ne ha fatto Giulia Kristeva e poi un pochino anche Roland Barthes, eccetera, eccetera. La letteratura molto probabilmente si situa in questa spaccatura. E invece di renderla semplicemente qualcosa che ci manca, un ponte tra il fatto che la lingua può parlare delle cose o di noi e le cose, la lingua può parlare di se stessa, questo è un gatto, questa è una frase, la letteratura si colloca lì, sfrutta questa possibilità, che è una possibilità vertiginosa, perché in nessun altro atto di linguaggio che io sappia, queste due funzioni del linguaggio comunicano. Credo che questa cosa sarebbe interessata a Foucault e credo che l'omaggio migliore che possiamo fargli sarebbe, anche qui dovrei tirarlo fuori come nel film di Woody Allen, proporre a lui, che non ci può rispondere se non nei nostri sogni, diciamo così, questo quesito, che è un quesito che lascio a voi e su cui magari poi torniamo. Grazie. Bene, grazie Daniele di aver prima triplicato il nostro interrogativo, affrontato i tre punti e poi avercelo restituito in un'altra maniera. E ora passiamo a Giancarlo Alfano. Buonasera, credo di essere udibile, se vedo bene il significato di quella cosa verde intorno alla mia immagine.
Dunque, devo dire che in buona parte sono d'accordo con quello che Daniele ha appena finito di spiegare, di illustrare, cioè da un certo punto di vista, più di un certo punto di vista, l'idea che Foucault aveva della letteratura è un'idea molto parziale, molto situata, storicamente riconoscibile, geograficamente riconoscibile, è il mondo delle grandes écoles francesi e di un grande primato alto borghese di cui lui era diretta espressione. Giustamente i curatori di questo libro, i curatori francesi di questo libro, partono dal riferimento a un aneddoto del fratello di Foucault che parlava di queste due biblioteche che in casa dei genitori, quindi in casa dei giovani Foucault, si fronteggiavano: la biblioteca paterna, la biblioteca erudita e di studio, e la biblioteca materna, quella letteraria. Al di là del, diciamo, del discorso gendered, anche soltanto come allegoria può servire questo fronteggiamento, erano due biblioteche, erano due sequenze di libri rilegati e stampati, in cui si spazializzava l'esperienza del linguaggio. E quello che proverò a dirvi, insomma, in pochi minuti, è esattamente come questo libro sia una forte testimonianza del rapporto con un'idea non soltanto, diciamo, da biblioteca o da archivio, come più notoriamente il caso di Foucault, ma con un'idea di letteratura come spazializzazione del linguaggio. Credo che questo sia un aspetto che fa molto data, anche se poi per altri versi è anche ciò che in qualche modo può ispirarci ancora, a cui possiamo fare riferimento e che in buona parte ha ispirato tanto lavoro successivo. Biblioteca e archivio, dunque. E innanzitutto facciamo caso al fatto che, come ha ricordato Daniele, in questo libro sono raccolte occasioni differenti, ma che partono da due delle cinque puntate che di cui Giuseppe Viscovo ha fatto sentire la sigla iniziale della prima. Cinque puntate della radio francese dedicate all'uso della parola, che poi però significava, essendo stato affidato a Foucault, la concezione insieme a un uomo di teatro, la concezione della trasmissione radiofonica, significava un attraversamento degli usi del rapporto tra linguaggio e follia. Come parola stessa portata dal folle, o come parola che la letteratura in qualche modo riesce a trascrivere, a intercettare, o di cui si fa transito, di cui si è fatta storicamente, concretamente transito, per cui, tanto per fare un solo esempio, il King Lear e l'inabissamento nella follia o il dialogo con il Fool del re. Ora, proprio la natura di questo libro, cioè di essere in gran parte trascrizione di orale, fa luce sul tipo di ragionamento che Foucault ha portato avanti sulla letteratura. Sì, l'oralità è un supporto, la dimensione sonora è da qualche parte centrale per la letteratura, ma poi di fatto io ci faccio i conti in quanto dimensione scritta. È sempre l'archivio ed è sempre la biblioteca ad essere al centro della mia ricerca e della mia idea stessa di letteratura. Letteratura come grande letteratura con un forte potenziale estetico, oppure letteratura come incontro del linguaggio con il suo limite, per un po' tornare su alcuni concetti ai quali Daniele ha alluso. No? La letteratura come esperienza più o meno esteticamente consapevole, in cui in ogni caso il linguaggio viene condotto al suo limite. Non è più soltanto comunicazione, ma è eccedenza di senso, infine, alla fine o nel suo proporsi come sequenza, diciamo, di discorso, eccedenza perché appunto esce dagli ordini del discorso e termina in un costante oltre, che non è soltanto il referente,
per restare nei termini che Daniele ha proposto, non è soltanto nella realtà di immediato uso, né è soltanto nella prescrizione o nella richiesta o nella invocazione. La preghiera non si chiude nella preghiera, nel chiedere qualcosa a San Gennaro o chiedere qualcosa al proprio dottore, dammi le medicine, non si chiude in quello, in una richiesta, ma eccede la richiesta stessa. È anche il tentativo di entrare in contatto tra una psiche e un'altra psiche, è anche il tentativo di coinvolgere dentro la propria sfera o l'incontro della propria sfera con un'altra sfera, per esempio il rifiuto. Ecco che in questo senso anche l'ultimo saggio, le conferenze su Save, che sono la terza parte di questo libro, torna. Da una parte c'è l'orne a biblioteca, come lo chiama Foucault, quindi Chateaubriand, appunto nelle parole di Daniele che ricordava Blanchot, no? Il momento in cui si scrive arriva l'autore, arriva dunque quello che conta, e cioè arriva l'orne a biblioteca. Io, Chateaubriand, comincio a raccontare la mia vita, la mia storia, e dunque sono nell'oltretomba, entro direttamente nello scaffale della biblioteca, superando la contingenza nella quale mi trovo in quanto essere umano, dunque l'ordine a biblioteca. Dall'altra parte invece la trasgressione, il tentativo di andare oltre, lo chiama l'illimitazione del discorso in Sade, per cui io costantemente eccedo il limite che mi viene dato, il limite dell'ordine della pagina, dell'ordine del capitolo, dell'ordine della sequenza, dell'episodio narrativo che sto trattando come narratore, per appunto ulteriormente proseguire nella istanza del godimento che mi spinge ad andare sempre, costantemente oltre. Tra questi due polarità, ecco, in gran parte si chiude il discorso di Foucault sulla letteratura. E dunque ho il grande registro delle biblioteche, si potranno anche fronteggiare, ma restano biblioteche, e quindi restano ordine della propria educazione, della propria formazione istituzionale francese, di certi decenni, in realtà poi ancora oggi valide, oppure si entra in un discorso che è quello della follia, diciamo, che non ha, che semmai termina in biblioteca, ma che non ha quello come luogo di esercizio sicuramente, e non ha nemmeno quello come luogo finale al quale intende consegnarsi, in quanto appunto vuole sempre andare oltre. Ora, tra questi due poli mi colpisce molto che almeno nei brani, negli episodi che abbiamo qui in trascrizione, quindi due puntate su cinque che possiamo attraversare, diciamo, attraverso la loro trascrizione, il dialogo di Foucault con questi oggetti, con queste posizioni, resti sempre dentro una idea di archiviazione o di organizzazione compiuta, di discorso appunto dato. A un certo punto stavo rileggendo i miei appunti, dice, fa riferimento, dopo aver citato il King Lear, aver appunto riproposto nella lettura di un attore il dialogo tra Lear e il Fool, dice, poi però c'è un altro tipo di discorso che io posso trarre, è stato conservato solo da qualche registro polveroso, a pagina 29. E poi c'è l'elenco degli incarceramenti dell'anno 1735, del gennaio del 1735, e Foucault appunto recita a sua volta una serie di entrate, proprio di entrate d'archivio, 3 gennaio, 6 gennaio, 10 gennaio, con l'indicazione del nome e cognome e la ragione per la quale quell'individuo, maschio o femmina che sia, è stato portato in carcere. Quindi da una parte l'invenzione shakespeariana di un dialogo tra voci, di un incontro della voce folle con una voce che si pone come folle e che fa emergere la verità del discorso in quel dialogo o in quella serie di dialoghi celeberrimi, e dall'altra parte, e dunque un testo che è finito in biblioteca e che agli occhi di Foucault si consegna a quell'ordine di mondo,
ripeto, che è la biblioteca, dall'altra parte invece l'ordine dell'archivio, che nei succinti due o tre righe, vedrete, è abbastanza impressionante, come sempre quando Foucault cataloga prove, è impressionante per la mole di prove che trova e per il modo in cui le sa presentare, in questo caso molto molto icasticamente, oggi che l'abbiamo su pagina, all'epoca nella lettura doveva essere altrettanto perentoria, no? La potenza dell'archivio, la potenza del registro e anche l'inesorabilità di quella potenza, per cui in due o tre righe è ridescritto, cioè il soggetto terzo, la persona, la donna che veniva portata in prigione o il giovanotto che veniva portato in prigione, era inesorabilmente inciso con un nome e cognome e una condotta eslege, irregolare, da reprimere in ogni caso. Quindi ancora una volta, anche quando parlava di follia e di uso della parola folle o dentro il registro della follia, comunque Foucault continuava a ragionare secondo i due grandi modelli del o biblioteca o archivio. In ogni caso, registrazione scrittoria, quindi scrittura propriamente detta, nel senso una sequenza grafematica che sarebbe l'espressione della letteratura. La letteratura grigia, come si chiama, no? la produzione burocratica, nel secondo caso letteratura sia pure eccezionale, solenne, grandiosa, ma comunque rientra in un registro. La cosa è abbastanza impressionante perché anche quando poi Foucault incontra delle esperienze vive e che per lui erano state davvero vive, nel senso che le aveva incontrati vivi, aveva potuto averci a che fare da viventi, come il caso di Artaud, Foucault sembra in qualche modo non interessarsi veramente al tipo di esperienza che viene riportata. Quindi cita una lettera di Artaud a Jacques Rivière, una lettera del 1924, ve la leggo, cioè leggo un passaggio nella traduzione italiana. Quei modi di esprimermi, dice Artaud, quei giri di frasi venuti male e che lei mi rimprovera, io li ho sentiti e accettati. Se ne ricordi, non li ho contestati. E poi dice, io sono attraversato da questo, io li ho incontrati, ne sono attraversato. Ecco, rispetto all'ordine dell'archivio e l'ordine della biblioteca, Foucault, che pure aveva un'esperienza diretta di lettura di migliaia e migliaia di pagine, di trascrizione anche, di discorsi di folli, per semplificare uso questa espressione, sembra essere sordo rispetto al fatto che per esempio Artaud, poeta in quel caso, parlando con Jacques Rivière, rivendicava il fatto di un attraversamento del linguaggio, quello che subito, attraversamento subito del linguaggio. Poi certo Foucault, in linea con quella generazione a quale apparteneva, con quel pensiero al quale apparteneva anche generazionalmente e al quale Daniele ha fatto riferimento poco fa, è certo che anche Foucault è ben consapevole del fatto che, e anzi lo dice proprio esplicitamente anche in queste pagine, che il linguaggio è un campo dentro il quale il soggetto si trova, ma ancora una volta è un campo sostanzialmente scritto, è un campo di scrittura, ci arriverò tra un minuto. Mentre invece la dimensione della irruzione sonora, della corporeità del linguaggio, della, se volete, immanenza del linguaggio letterario, praticamente gli sfugge, comunque non è assolutamente interessato. Da questo punto di vista mi sembra, poi non so se con Daniele, se Daniele vorrà tornarci o se tra interlocutori, tra voi, ci saranno curiosità in questo senso, però mi sembra che proprio una persona, uno studioso così attento come è stato Foucault ai grandi sistemi del controllo, ai grandi sistemi della soggettivazione attraverso le istituzioni esterne, per molto tempo, per alcuni decenni della sua ricerca, Foucault non abbia fatto tanto caso alla dimensione del rituale. È molto forte nella quarta parte della cura di sé,
di cui poi è uscita anche recentemente la traduzione italiana, la parte sulla confessione, il seminario sulla confessione, quando ricostruendo la cultura monastica del IV secolo, del IV secolo dopo Cristo, Foucault torna molto sull'atto di parola in connessione alla liturgia che produce o accompagna quell'atto di parole, dunque una prossemica, una collocazione del corpo nello spazio di fronte alla comunità, nel caso del IV secolo, tanti secoli dopo di fronte al solo al confessore, ma comunque sempre una dimensione di collocazione nello spazio-tempo di colui che pronuncia quelle parole. Al contrario, tutti questi passaggi di estrema concretezza che sono propri del linguaggio teatrale, per ricordare Shakespeare, o sono propri, per esempio, dell'interrogatorio, nel caso della scrittura d'archivio, ecco, di questi aspetti, rispetto a questi aspetti, Foucault è stato sostanzialmente disinteressato, sempre senza offese, senza assolutamente voler sminuire il tipo di lavoro, anche storico-culturale, che ha svolto Foucault, anche se soltanto volessimo considerarlo così. Però certo dice qualcosa della letteratura, dice qualcosa del rapporto di un intellettuale di quella generazione appartenente al mondo francese rispetto alla letteratura. Per cui, per esempio, la centralità di Chateaubriand, ovviamente centralità di Proust, che appare molto molto spesso negli scritti, ma senza che mai vi si dedichi uno spazio, ma comunque Proust ridotto alla testualità scritta, e poi Sade come per eccellenza esperienza di scrittura grafica proprio. E probabilmente in questo anche per la fascinazione di tante scritture segrete, in qualche modo anche scritte in carcere, come nel caso di Sade per l'appunto. Ora, questa idea, o questa scarsa attenzione nei confronti della dimensione di parola, però significa qualcosa in positivo, cioè ha un aspetto poi concretamente operativo in qualche modo sul suo modo di ragionare. Nella parte, diciamo, che raccoglie la conferenza di Bruxelles del 64, la seconda parte di questo libro, Foucault comincia con una distinzione tra linguaggio, opera e letteratura. Il terzo termine in cui diciamo che si colloca a mezzo tra il linguaggio e l'opera. Ora, a parte questo è del 64, credo che molto facilmente si possano ritrovare diciamo con altre parole, ma sostanzialmente l'impostazione concettuale data nel grado zero della scrittura da Roland Barthes 8 anni prima. Però Vi proporrei questo breve passaggio quando parla del linguaggio, cioè il punto primo del ragionamento, il linguaggio, l'opera, poi la letteratura come l'elemento medio tra linguaggio e opera. Il linguaggio però è innanzitutto al tempo stesso il mormorio di tutto quello che è pronunciato, e dunque sembra esserci una definizione per appunto orale, e il sistema trasparente grazie al quale quando parliamo siamo compresi. Ora, in termini sussuriani, il mormorio sarebbero gli atti di parola, diciamo tutti i prodotti parziali che ciascun soggetto esegue, e invece il sistema trasparente è quello della langue, che è appunto dentro al quale tutti quanti siamo compresi. Ora però, nel proseguire la sua riflessione, e anche poi quando parla del ruolo della critica rispetto all'idea di letteratura che ha Foucault, quindi è qualcosa che da questo punto di vista credo che ci riporti facendo un altro giro alle conclusioni precedentemente espresse da Daniele Giglioli, quando parla della letteratura e della critica rispetto alla letteratura così intesa, il linguaggio come sistema trasparente tra cui tutti quanti siamo compresi diventa esplicitamente spazialità. Lo dice in particolare quando sta qui a pagina 91 del libro, ci sono attorno a
la letteratura non esiste se non nella misura in cui si è smesso di parlare, nella misura in cui uno smette di far circolare i segni, vi risparmio la quadripartizione di segni che espone in precedenza, e perché ci sono attorno ad essa dei segni, è perché sa parla, che qualcosa come la letteratura può parlare. Insomma, è perché ci sono i segni, cioè il sistema del linguaggio nella sua complessità, che la letteratura può parlare. Dopodiché va avanti pochissimi righi dopo, quattro righi dopo, l'altra via dell'analisi, l'analisi letteraria, sia quella che riguarda non più le strutture significative, ma la sua spazialità. Ecco, quando arriva alla spazialità, dice è esattamente su questo che la superficie coperta di segni non è in fondo che l'astuzia spaziale della durata. Rileggo. La superficie coperta di segni non è che l'astuzia spaziale della durata. Cioè, alla fine, la letteratura è una pagina scritta. È proprio letteratura, cioè sequenza di lettere. Foucault, in queste conversazioni radiofoniche, conferenze di Bruxelles, scritto su Sade, più o meno interessanti, più o meno innovativi che si siano, comunque resta fedele a un'idea potentemente locativa della letteratura. L'ordine del discorso non è soltanto un ordine di registri di potere e di iscrizione del soggetto dentro i registri di potere. Dunque, in realtà, no, l'innovazione di Foucault, che non c'è soltanto parole, lang e parole, ma ci sta dentro gli atti di parole, ci sono poi dei registri del discorso istituzionale che imbrigliano la parola individuale. Quando Foucault ragiona sulla letteratura, o ragiona direttamente in chiave di grammatica letteraria, e quindi grandi generi del discorso letterario dentro i quali ciascuno scrittore in epoca, diciamo così, antica o in epoca successiva si è comunque registrato, oppure va presentando direttamente la letteratura come esperienza di una spazialità del linguaggio. Ecco, allora, da questo punto di vista, per recuperare anche io in conclusione un aspetto, diciamo, ancora credo valido, interessante, stimolante della riflessione foucaultiana, proprio questa dimensione dello spazio, al quale probabilmente oggi del quale non siamo più soddisfatti, probabilmente siamo mediamente più attenti alle dimensioni appunto prossemiche, della potenza sonora o del sistema comunque di, diciamo, additivo dell'intreccio di linguaggi, se non altro per questo stesso motivo non siamo più soddisfatti soltanto di una spazializzazione intesa come successione grafematica, però di contro proprio l'organizzazione di una tabula della scrittura come tabula dentro la quale il soggetto si colloca. Ecco, questo credo che faccia al tempo stesso data, cioè collochi Foucault in un'epoca in cui questi concetti erano in fase di elaborazione ed erano fortemente determinanti. Adesso, grazie all'aiuto di Giuseppe, vi farò vedere soltanto un piccolissimo, diciamo così, una piccolissima traccia visiva di effetti che potevano esserci in quel momento. Appunto, questa, no, è la copertina del nuovo commento di Manganelli. Leggo un brano che lì non c'è, non potremmo leggere il disegno a copertina, dice Manganelli, come una immobile esplosione, ma se ne differenzia, e quanto gravemente, in quanto quadrata. Dunque, se è un'espressione quadrata e non radiale, che va verso l'esterno seguendo il punto di scoppio, questo vuol dire che è un temenos, recinto garantito dagli dèi e insieme garante contro le inframmettenze degli dèi. Pertanto, leggo ancora pochissimo, una pacifica, fruibile esplosione che ha la inventività del caos, all'ea il rigore di una ben delineata mappa. Ma appunto siamo davanti, poi continua, non vado io oltre, ma conclude Manganelli, siamo davanti a un'esplosione grafica. Allora, in buona sostanza, questo è il 1978, in buona sostanza Manganelli è come se
per tutto, scusatemi, 1969. Manganelli, è come se inconsapevolmente, grazie Giuseppe, in qualche modo illustrasse, senza avere ovviamente contezza, credo, delle elezioni del 64 del 63 o dell'intervento di Bruxelles del 64, ma nel 69, nel suo secondo libro, è come se Manganelli in qualche modo rendesse conto di un'idea diffusa, condivisa, no? Di linguaggio come spazializzazione. E allora mi fa piacere offrirvi, sempre grazie all'aiuto di Giuseppe, un'altra immaginetta con la quale arrivo veramente alla conclusione, che risale a molto tempo prima, non era il 1969, ma era il nono secolo. Ecco, questa qua, il nono secolo, questa è l'immagine di un trattato alto medievale di Rabbano Mauro, e Rabbano Mauro che è quella figurina di monaco inginocchiato davanti alla croce. Questo è un testo autografo, per quanto ci possa sembrare strano che un'opera fatta così, con tutte e tutti questi puntini sono lettere, sia ben inteso, sono tutte lettere che proprio sono parole, sono le lettere di parole che compongono la conclusione di questo trattato, il trattato appunto della croce, delle meditazioni sulla croce. Il monaco, la figurina di monaco che vediamo inginocchiato sotto la croce, contiene delle lettere. Le lettere, se lette di seguito, recitano: Rabbanum Mehmet Clemens, rogo Christe tu ere, o pie judicio, cioè più o meno tradotto in italiano: ti supplico, Pio Cristo, con la tua clemenza, di salvaguardare me, Rabbano. È una firma che secondo me restituisce, era il nono secolo dopo Cristo e non il ventesimo, però restituisce esattamente l'idea di che cosa sia il soggetto che si scrive nel linguaggio e ne è attraversato. Dentro l'attraversamento proprio alfabetico, come è evidente da quei puntini che sono in realtà lettere, il soggetto riesce a chiudersi dentro il campo del linguaggio e a pronunciare il suo nome. Il pronunciare il suo nome nella forma dell'istanza della preghiera: invoco te, o Cristo, Cristo sulla croce, di essere clemente, no? nei miei confronti che sono Rabbano. Io esisto in quanto ci sei tu, e quello è il centro del temenos, l'incontro dei bracci della croce è evidentemente il centro del temenos, è il luogo centrale del centro del tempio, come lo pensava Manganelli con quella copertina giapponese del 1969, e anche qui non uno spazio radiale, ma una esplosione di senso a partire dal centro, che è il luogo in cui c'è il Cristo, che determina la mia posizione. Perché ho voluto terminare con questa immagine? Ringrazio Giuseppe di essersi prestato, ma ho dovuto cambiare l'ultimo momento dispositivo e quindi non avevo più le immagini sul mio computer qua, non sapevo manco come usarle, perché appunto non per assolutamente per dire che Foucault aveva inventato l'acqua calda, ma no, è invece per dire come sia pure nel suo essere precisamente collocabile in una epoca culturale, nonostante sia possibile oggi per noi mettere a distanza alcune delle maggiori anche ovvietà del discorso foucaultiano, resta però il fatto che un'idea di letteratura come dispiegamento in un'occasione estetica che si chiama opera, dispiegamento di una dimensione del linguaggio, che è più o meno quello che diceva prima Daniele Giglioli con parole migliori delle mie, ebbene, nell'aver messo a fuoco questo aspetto, probabilmente Foucault ha davvero invitato tutti a ragionare su una funzione della teatura che va al di là, ben inteso, della piacevolezza e va al di là del rapporto profondamente estetico, ma è la stessa collocazione del soggetto nel mondo, soprattutto il soggetto scrivente in realtà, ma che può riguardare anche il soggetto iscritto.
È il caso, per esempio, più studiato dai folcloristi, più studiato da chi si occupa di cultura popolare, è il caso di tutte quelle pratiche di ripetizione, riesecuzione di rituali, liturgie, che a noi potrebbero sembrare superficialmente occasioni di massificazione o di perdita del soggetto in linguaggi collettivi, e che al contrario sono esattamente momenti di affermazione soggettiva. Da questo punto di vista, credo che una specie di lettura di Foucault in chiave antropologica possa essere estremamente ricca ancora per noi. Bene, grazie Giancarlo per aver dato una sfumatura antropologica alla nozione di soggetto di parola di Foucault. Adesso penso di dover far prendere un po' fiato a tutti coloro che ci hanno ascoltato finora. Come avviene convenzionalmente, avete la possibilità di prenotare i vostri interventi nella chat e poi intervenire di persona. Ma visto che è un incontro irrituale, e anche per darvi tempo di, come dire, ragionare nelle vostre singolarità sugli elementi di cui abbiamo parlato finora, chiederei di intervenire a Bruno Moroncini. Insomma, Va bene. un invito, sì, forse un po' irrituale, ma è una serata diversa. No, più che il rituale è che mi dai una patata bollentissima. Questo è il problema. L'irritualità non fa niente. Perché sono abbastanza sconcertato da quello che ho ascoltato finora. Vabbè, accetto le cose. Però, insomma, voglio dire, io qualcosa me l'ero preparato, perché cioè, il rituale. Ma insomma, rituale, perché l'avevamo preparato questo intervento. Lo dico subito perché tanto vale che siano chiare le posizioni. Io faccio un intervento in controtendenza rispetto a quello che ho ascoltato, perché Daniele Giglioli, in modo molto esplicito, Giancarlo Alfano in maniera più cauta, più soft, però, come dire, i due interventi sono stati. Scusatemi se uso questa espressione, ma non me ne viene un'altra, liquidatori. E ho l'impressione che siano espressione appunto di questo atteggiamento che è molto diffuso, lo è anche in campo filosofico, per cui non è da meravigliarsi, nei confronti della cultura in senso lato, diciamo che si è sviluppata più o meno a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che poi è fiorita tra gli anni 50 e gli anni 60 fino ai 70 inclusi. Poi c'è stata ancora una prosecuzione, poi mano a mano, ovviamente, come accade normalmente, cioè voglio dire, non è che dovevano durare in eterno, la gente muore, arrivano altri. Detto questo, però, io non sono convinto che tutto questo sia, come dire, non solo databile, perché è databile per definizione, è chiaro che partecipa di un momento storico specifico, ma anche sia però del tutto inservibile, sulla base di una cosa che Daniele Giglioli ha detto e che io non condivido, e cioè che il mondo è cambiato. A parte che anche se il mondo è cambiato, questo però non mi sembra che giustifichi di per sé che prendiamo il passato, perché poi allora si può fare con qualunque altra cosa, voglio dire, come in filosofia si potrebbe fare con Hegel, è ancora più passato, si potrebbe fare con Platone, perché è ancora più passato, cioè alla fine cosa diavolo ci importa di questi qua? Tanto il mondo è cambiato e ormai le esigenze sono. Io non sono tanto convinto che il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato in superficie, questo sicuramente. Nelle sue strutture portanti, nei nessi fondamentali, io credo che non è vero. E il mondo poi, oltretutto, anche quando cambia, ha alcuni elementi, come dire, transtorici, che restano lì, perché appunto, come già il buon Marx l'aveva capito, se non fosse così, non si capirebbe minimamente perché
continuiamo a farci piacere i poemi omerici. Vuol dire che c'è qualche cosa che va al di là delle determinatezze storiche, delle situazioni empiriche in cui ci si trova. Ma questo è un discorso, diciamo, di tipo generale. La seconda cosa che ho notato, perché devo dire, essere sincero, mi aspettavo un discorsi un po' diversi stasera, ho visto che invece sono molto vicini alla posizione che ha assunto e che in genere assume sempre l'intellettualità italiana di fronte appunto a certi tipi di discorso. Voglio dire, quando noi di Cronopri incominciavamo a tradurre Alain Badiou in Italia, Gianni Vattimo diceva pubblicamente che Alain Badiou in fondo era uno strano filosofo. I francesi, ma ci sono testi degli anni 60 in cui, e riguarda anche Foucault, Massimo Cacciari poteva scrivere insieme ad altri dei libri in cui si parlava del fenomeno Foucault, che era ovviamente quasi contemporaneo, e lo si liquidava definitivamente come una cosa del tutto inutile. Cioè, questo fatto che si ripete costantemente, e per esempio mi ha colpito che la posizione assunta stasera non è diversa da quella che ha assunto Alfonso Berardinelli, che ha fatto la recensione alla Grande Straniera, ormai 2 anni fa, credo, quando uscì, e ha detto le stesse cose, più o meno, cioè anche a lui non è piaciuto. Vabbè. Allora, saremo in pochi a cui Foucault piace ancora. Anzi, mi lancio in una profezia, rovesciando o comunque aggiustando a modo mio l'affermazione di Foucault, che diceva il secolo, che a questo punto è il nostro, perché non è più il secolo XX, ma il XXI, sarà derisiano, io dico il secolo sarà foucaultiano. Cioè, nel senso che secondo me, come sempre accade poi, vedremo la rinascenza. Adesso una cosa è vera, Foucault come Deleuze, in parte anche un po' come Lacan, è diventato scolastico. Cioè il numero delle tesi di dottorato che si fanno in Italia su questi autori è diventato talmente alto che testimonia del radicale svuotamento di senso di questi autori, il che spiega anche un po' forse l'atteggiamento. Io posso capire uno che sta nell'università e si vede arrivare queste tesi su Deleuze, sull'immanenza, su Foucault, la biopolitica, a un certo punto non se ne può più, bisognerebbe incominciare a parlare di cose diverse. Ma questa cosa si esaurirà, guardate, i cicli culturali sono fatti così. Si esaurirà, si dimenticheranno anche Foucault, anche Deleuze, ciò sarà un bene, perché finalmente potranno ritornare. Però qualcuno deve conservare, come si dice, la fiaccola, perché sennò non ha senso. Allora, 2 osservazioni e poi un tentativo di quello che io credo che sia la letteratura per Foucault. Primo, capisco quello che dice Giancarlo, ma è chiaro che non è detto che tutti quelli che diventano scrittori lo fanno perché hanno avuto una biblioteca quando erano piccoli, perché questa non è una condizione generalizzata. Molti sì. Però all'idea che uno diventa scrittore, come ci sono in certe biografie mitologiche di autori americani che hanno fatto illustra scarpe, lo spazzacamino e altre cose, e poi all'improvviso, un bel giorno, si mettono davanti alla macchina da scrivere. Ci sono film americani in cui la produzione letteraria è spiegata così. E gli viene l'ispirazione, che è un mistero fra i più grandi, e che però, per la nemesi che deve colpire lo scrittore che improvvisamente diventa tale, non riescono mai a scrivere il secondo libro. E sono scrittori falliti. Questo è una, come dire, un topos del cinema americano. Allora, io non ci credo a questa storia. Cioè, la scrittura nasce dalla scrittura e gli scrittori vengono dagli scrittori. Per altre cose, insomma, il povero nostro più grande intellettuale, che era Giacomo Leopardi, è stato obbligato a stare in una biblioteca da quando aveva praticamente 3 anni fino più o meno a 18 e, come sappiamo, si è rovinato la vita, ma se non si fosse rovinata la vita non avremmo avuto il più grande intellettuale italiano degli ultimi 3 secoli. E allora, evidentemente le biblioteche servono, non è detto che non servano.
La seconda cosa è che io mi ardisco entrare in un campo che non è mio, però io ho l'impressione, perché io ho ascoltato, perché se per fortuna si trovano in rete, quando James Joyce legge passi di Finnegan's Wake, ed è evidente che si diverte come un pazzo, perché la sua voce, come dire, gorgheggia praticamente a un certo punto, no? Però questa espressione sonora a cui tu facevi riferimento opponendola alla spazialità, io credo che presupponga un enorme lavoro della lettera, e lo intendo in senso stretto, grafema, senza di cui non si arriverebbe a quella possibilità di espressione sonora. Allora, vorrei, come dire, riequilibrare quello che invece nel tuo intervento sembrava una opposizione quasi radicale. Da un lato, lo spazio letterario, no? Titolo famoso di una raccolta di testi di Maurice Blanchot, lo spazio, e dunque quello che hai detto tu esattamente, e dall'altro invece la sonorità. Perché appunto ho l'impressione che le due cose, in modi molto complessi, articolati, non semplici, vadano però insieme. Che ne so... Io credo, ci ho scritto sopra un intero libro, può darsi che sia un'ipotesi sbagliata, che il buon Pasolini sia diventato poeta perché un bel giorno si decise di inventarsi un fatto sonoro che era Theta Veleta, e però questo poi è diventato scrittura, cioè è possibile anche l'inverso. Da un elemento sonoro iniziale, da quello che Lacan chiamerebbe la langue, cioè una lingua pulsionale, poi vengono fuori, si costruisce un edificio di scrittura estremamente complesso, come per esempio può essere Petrolio, per fare un esempio. Allora, questa è la seconda osservazione. Adesso vengo a Foucault. Allora, anche io ero convinto, come voi, che a un certo punto Foucault avesse abbandonato l'interesse per la letteratura, che infatti è occasionale, dipende dal fatto che gli chiedono di fare la prefazione a questo. Ovviamente questa occasionalità, però, come anche ha detto Daniele Giglio, poi alla fine ha un fondamento. È chiaro che Foucault ama questi scrittori, no? Ama non solo Blanchot, Bataille e il critico Roland Barthes, ma ama per esempio Raymond Roussel, ama anche altra gente, insomma gli scritti letterari, sia quelli pubblicati all'epoca, che poi la cosa paradossale è che fu l'editore italiano Feltrinelli che mise insieme i testi, quello non esiste un'edizione francese corrispondente. Adesso sappiamo che insomma c'erano molti interessi, ruotano sempre intorno agli stessi autori. È uscito, fra altre cose, un volume più recente, che forse dovremmo tradurre a questo punto, visto che siamo gli editori del Foucault letterario, che si chiama Follia, linguaggio, letteratura, e che sono i temi, sono quelli, sono un sacco di testi che appunto sono stati riscoperti a bozzi. Nell'archivio Foucault è stato ritrovato una serie di, come sembrano scalette per conferenze, sembrano appunti sparsi, dove c'è per esempio però un saggio, un intervento, una conferenza sul teatro, e dove vengono messi a rapporto il teatro barocco da un lato e il teatro di Artaud. Forse si allarga il discorso su Artaud rispetto a quello che tu, Giancarlo, hai detto un attimo fa. Allora, ero convinto anch'io che questo fosse così, anche perché quello che si sa di Foucault a un certo punto è evidente, che dal primo volume della Volontà di sapere, e poi ormai sappiamo che questo lavoro è incominciato molto prima con i seminari, no? Dal 76 incomincia questo spostamento di Foucault verso l'interesse, io non credo che sia l'interesse per gli archivi, perché non si scrive la storia della follia senza essere sprofondati negli archivi. Il problema semmai è che cosa pensa Foucault che sia un archivio, e questa è una cosa abbastanza interessante, perché secondo me ci sono alcune affermazioni in Archeologia del sapere, che è un testo molto difficile da leggere, anzi, diciamolo pure, è una cosa pesantissima, che però sono molto interessanti, e dove c'è la polemica con lo storicismo, che si capisce a quel punto, l'abolizione del senso, la positività degli enunciati,
che gli enunciati vanno letti attraverso griglie e non attraverso sprofondamenti ermeneutici dentro. Allora, e il tema diventa il potere. Poi negli ultimi anni non si capisce bene cosa gli succede, secondo me incomincia a porsi un problema diverso, che è quello della padronanza, di una padronanza ovviamente non eteronoma, perché si è reso conto, per esperienze che lui stesso descrive, che un abbandono agli erotica in modi del tutto, come dire, non sopportati da una posizione etica è rischiosa in quanto tale. E credo che questo spieghi molte delle tematiche dell'ultimo Foucault, che sembrano anche qua andare in linea diversa rispetto a tutto il tema della biopolitica. Allora sembra che la letteratura non c'entri più niente. Poi in verità io ho scoperto scoprendo questi testi sulla letteratura, ho riletto alcune cose successive, e cioè la introduzione alla vita degli uomini infami. Perché la vita degli uomini infami, cioè quelle persone appunto che venivano rinchiuse in manicomio o in carcere attraverso una semplice lettre de cachet, cioè un foglietto scritto dove c'era scritto denunciato per comportamenti strani, e quello veniva subito preso dai gendarmi e portato da qualche parte con la connivenza, o addirittura queste erano denunce familiari molto spesso. La cosa strana che dice Foucault in questo è una cosa che è molto vicina a quello che avete detto voi. Foucault dice: avrei voluto scrivere io le vite degli uomini infami, ma non sono in grado di farlo, o forse ho paura di farlo, o probabilmente non me ne sento all'altezza, cioè io non sono uno scrittore, e infatti scrivo in un altro modo. E infatti io raccolgo in un'antologia queste lettre de cachet e faccio una introduzione che è di natura storico-politica probabilmente, ma non sono uno scrittore. Però mi sarebbe molto piaciuto scrivere. Perché? E perché poi alla fine non scrive? Per una cosa molto strana, che a me ha colpito molto. Perché queste lettere de cachet, che sono scarne, molto burocratiche, amministrative, no? In realtà, dice Foucault, sono all'origine della letteratura moderna. Questa è un'affermazione molto forte e che a me sembra molto interessante. Cioè, noi sappiamo di queste vite infami che non hanno potuto scrivere loro la loro vita, perché erano nelle condizioni di non poterlo fare, o per ignoranza, o per mancanza di educazione, o perché folli, o perché dedite a tutt'altro, a comportamenti del tutto devianti. E allora noi ne sappiamo qualcosa soltanto attraverso questo linguaggio burocratico. Cioè questo linguaggio, nella sua aridità probabilmente, ci rende possibile un accesso che altrimenti ci resterebbe del tutto vietato a questa esperienza che, come quella della follia, di cui si parla in una prima prefazione poi cassata da tutte le edizioni successive, la famosa in cui Foucault dice: vorrei riuscire a arrivare a inventare una lingua della follia, una lingua che sia della follia, che si situa al di là della partizione moderna fra ragione e follia. Ma questo, ovviamente questa cosa poi lui non la pubblica più, successivamente giustificherà questa assenza, che è un bel buco dentro il testo della storia della follia, no? Col fatto che era troppo fenomenologica, credevo che si potesse ancora pensare a un soggetto della follia, un soggetto titolare di questa esperienza, che invece è un'esperienza che spossessa e che toglie soggettività, e di conseguenza sembrerebbe che non è possibile renderla alla lingua. Dunque questa illusione è ancora soggettivistico e coscienziale. Bene, però quando ho letto queste lettere de cachet, forse ho cambiato idea,
Probabilmente è chiaro che l'idea di un soggetto folle che riesce a parlare di sé, questa è una cosa che non può essere praticata. Ma i folli parlano attraverso uno strano uso del linguaggio, cioè un linguaggio che, perduti tutti gli elementi formali, estetici, giustificativi, dice semplicemente la realtà in quanto tale. Cioè, voglio dire, se uno ha fame di realtà, se questo è il problema attuale, credo che bisogna leggere esattamente l'introduzione alla vita degli uomini infami, le vite degli uomini infami, perché quella, più realtà di quella, quale ci sarebbe? E tutti gli autori che Foucault sceglie, guarda caso, nei testi cosiddetti letterari, sono o persone che praticano una scrittura di spossessamento, una scrittura che Roland Barthes avrebbe chiamato di godimento, contrapponendola a quella di piacere, oppure sono effettivamente dei folli, come Raymond Roussel, per esempio. E di conseguenza vuol dire che questi autori non erano scelti o per moda del tempo o perché quello era il clima culturale, ma perché rispondevano esattamente alla questione che Foucault aveva sollevato scrivendo La storia della follia, che al di là di essere un libro di storia che ricostruisce con certi tagli, perché ovviamente ci sono dei tagli molto netti, no? Perché noi siamo abituati a dirlo, il grande internamento, le meditazioni metafisiche di Cartesio. Sì, ma già per mettere insieme queste due cose, il visibile e l'enunciabile, farli funzionare insieme e stabilire che il grande internamento è un atto di cesura, addirittura sul piano epistemologico, questo ovviamente non è l'effetto di una ricostruzione storica, ma di una operazione di pensiero. Molto potente, ovviamente discutibile come tutte le operazioni di pensiero, ma potente, altrimenti non avremmo avuto mai Storia della follia. Allora, Storia della follia è scritto in realtà per tentativo di ridare la voce ai folli. Questo è il progetto di storia. Poi lo dichiarerà non praticabile con quegli strumenti che aveva a disposizione, ma poi ci ripenserà e penserà invece che questa lingua dei folli non solo si trova in certi scrittori, folli o meno folli o non folli per niente che siano, ma si ritrova addirittura nelle lettere de cachet, cioè oppure, che ne so, nelle perizie psichiatriche. Si potrebbe costruire un grande romanzo oggi utilizzando le perizie psichiatriche che i tribunali emettono, cioè che sono gli psichiatri che le emettono perché poi i tribunali possano decidere che cosa fare delle persone a loro affidate, e costruire da questo punto di vista, se volete anche con grafici, fotografie, cioè io non riesco a vedere la distanza che separerebbe un romanzo di Maurice Blanchot da uno di Sebald. È ovvio che sono diversi, su questo mi pare evidente che sono diversi. E tuttavia io ho l'impressione che essi rispondano alla stessa questione, cioè dare voce ad una esperienza che nel discorso, ricordatevi l'ordine del discorso che è la lezione inaugurale al Collège de France, che in concomitanza, in maniera stupefacente, con l'operazione lacaniana del 69, quando Lacan inventa la teoria dei quattro discorsi, che sono legami sociali e che si fondano e non hanno bisogno di parole, no? Questo per riprendere una cosa che aveva detto prima Giancarlo. Ebbene, per cui c'è una grande, diciamo, vicinanza fra queste due posizioni, erano vicini anche proprio a distanza all'école normale, insomma, per cui si conoscevano molto bene. Bene, questa idea che la letteratura serve, la letteratura moderna, proprio perché ha un'attenzione al linguaggio, proprio perché riflette sul linguaggio, proprio perché è intransitiva. È la sua intransitività che rende possibile parlare di ciò che i discorsi dominanti, i discorsi che si fondano su interdetti, clausole di esclusione, fra cui l'autore, per esempio,
Per cui il problema non è tanto quello che ci sia qualcuno che dice io dentro un testo, ma che quell'uno che dice io, come fa per esempio Pasolini, dichiari da tutte le parti che non è un autore. E allora c'è un problema. Cioè dobbiamo ripensare cosa vuol dire essere un autore e se l'autore coincide con l'uso della prima persona dentro i testi, letterari o no. Perché io, per esempio, molto spesso, me lo permette la vecchiaia, nei saggi filosofici uso io, penso. Non penso di essere un autore, nel senso che Foucault criticava. Questa presenza dell'io, della soggettività, della voce, è possibilissima senza alcuna necessità di avere la funzione metaletteraria, in realtà, del paratesto dell'autore. Sono due cose totalmente diverse. Per cui prendo invece come diciamo, conclusione interessante e dunque ravvedimento da parte di Daniele Giglioli quello che ha detto alla fine, cioè l'idea, la possibilità di mettere insieme, secondo delle strategie che andranno capite e che ciascuno scrittore sperimenterà a suo modo, quello che lui ha chiamato la letteratura come rapporto al fuori, al mondo, e letteratura come invece interrogazione sul linguaggio di cui essa stessa è fatta. Ho l'impressione che la grande letteratura moderna sarà solo questa, e secondo me si ritrova ancora adesso. Io, di quelli che hanno fame di realtà e ci raccontano, come per fare un nome fra tanti, che io ovviamente non amo, Roberto Saviano, che si è inventato, che lui faceva la lotta alla camorra, andando, seguendo i camorristi quando scaricavano le merci nel porto di Napoli, che non ci credo manco se lo vedo, beh, questa storia, francamente, la trovo poco interessante. Ci sono grazie, Bruno. Va bene, ma non è la letteratura, secondo me. Grazie, scusate. No, per così consentiamo di certo, no, scusa. Scusa. Ma è chiesto un intervento, e poi alla fine uno lo fa. Sì. Allora ci siamo ritrovati su questo. Due cose. Una agli studenti: non fatevi intimidire. Insomma, abbiamo parlato di ritualità, esistono scambi che si sono sviluppati in una certa linea durante questi incontri, oggi ne stiamo sperimentando altri, quindi è tutta esperienza, fa bene. E un'altra richiesta invece la devo fare a Giancarlo Alfano e Daniele Giglioli di aspettare, pazientare ancora un attimo prima di rispondere all'intervento e alla sollecitazione di Bruno, perché passo la parola ad Arturo Mazzarella. Ma ecco, grazie. Ma secondo me Bruno Moroncini è stato un po' ingiusto nei confronti di Daniele e di Giancarlo. Soprattutto nei confronti di Daniele, perché usando il termine liquidatorio, no? Partendo dall'intervento di Daniele, non mi sembra che sia stato liquidatorio, sia stato giustamente molto problematico, e poi alla fine Bruno lo riconosceva, però anche nella prima parte, che questi saggi, per essere molto insomma succinto, che questi saggi mostrino il tempo che hanno, ma in dubbio, questo non significa che sono da accantonare, come voleva dire Bruno. Allora Platone non serve a niente, perché insomma è ancora molto molto più remoto di questi saggi. Sono appartengono a una fase, e mi sembra che Daniele tutti intendesse questo giustamente, una fase superata dallo stesso Foucault. Però io direi, perché non proviamo questi saggi a considerarli come una sorta di indiretto e inconsapevole prologo di quello che sarà il Foucault maggiore, quello secondo me, ma qui insomma io non sono uno studioso di Foucault, ma mi sembra che l'opera decisiva di Foucault sia
la volontà di sapere nella sua fase maggiore, per così dire, che apra poi del 76, quindi a pochi anni, ne ha 8, perché morì nell'84, però nella volontà di sapere ci sono i germi di quelli che sono i grandi seminari di Foucault al Collège, di quello che sono anche poi l'uso più diffuso. In rapporto a questa linea del Foucault maggiore, ci sono degli spunti che, dicevo, possono costituire un prologo indiretto. Per esempio, in questa conferenza del 64, che da Giancarlo e anche da Daniele, mi sembra, è stata già sul linguaggio e letteratura, letteratura e linguaggio, anzi, è stata già evocata, c'è un punto particolarmente interessante, che è a pagina 67. E dice Foucault: nella letteratura, infatti, non c'è mai incontro assoluto tra opera reale e letteratura in carne e ossa. L'opera non incontra mai il suo doppio, essa è la distanza che c'è tra linguaggio e letteratura. È quella specie di spazio di raddoppiamento, quello spazio dello specchio che si può chiamare simulacro. Credo che se si interroga l'essere stesso della letteratura, se si interroga la letteratura a proposito di ciò che essa è, non si possa rispondere che una cosa: non c'è l'essere della letteratura. E poi continua. È stato variamente ripreso indirettamente questo passo sia da Daniele sia da Giancarlo, poi era un po' l'epicentro questo e altri passi sui quali indirettamente sempre si riferiva. Ma è, dicevo, un prologo al Foucault maggiore, detto Foucault maggiore tra 10 virgolette. In che senso? Perché intanto Foucault inaugura una tensione tra scrittura letteraria, tra linguaggio letterario, tra linguaggio e letteratura. La letteratura usa il linguaggio non in forma istituzionale, fuoriesce. Il tentativo di Foucault è quello di sottrarre in questi saggi il linguaggio letterario alla grande istituzione, al grande assetto della letteratura con la lettera maiuscola, al sistema letterario. Il linguaggio, in questo senso, perciò tutta la linea citata anche da Bruno, la linea trasgressiva eversiva, che ha il suo epicentro in un autore sicuramente oggi molto datato per noi, ma che negli anni era particolarmente limitato in Francia, è stato citato. Però il tentativo di sottrarre le potenzialità della scrittura letteraria al sistema istituzionale della letteratura, alla storia della letteratura, a questo grande monumento che purtroppo inibisce ancora tutti quanti noi che insegniamo o studiamo letteratura, da parte di Foucault in questi saggi è presente. Tentiamo molto rapidamente di raccordarlo a questo Foucault maggiore. Nella volontà di sapere, che è l'opera in cui ricodifica il nesso sapere-potere secondo l'ultima sua terminologia, in quel capitolo si chiama Il dispositivo della sessualità, dove a un certo punto, ci sono alcuni dei passi più famosi dell'opera, dopo aver chiarito la fisionomia del potere attraverso quell'affermazione fin troppo nota, il potere è dappertutto, non perché inglobi tutto, ma perché viene da ogni dove. Poi, in questa linea, dice, si potrebbero avanzare un certo numero di proposizioni. E le elenca con il trattino come diverse indicazioni. A un certo punto dice, tra queste proposizioni, va tenuto presente che, ed è un punto anche questo ampiamente noto e ripreso, nei contesti più variegati, che le relazioni di potere sono contemporaneamente
universali e non soggettive. Poi, più avanti, saltando, dice un'altra affermazione nota, ma sulla quale voglio proprio porre l'attenzione il rapporto ai saggi di cui stiamo discutendo. Bisogna tenere presente che là dove c'è potere c'è resistenza. E o piuttosto proprio per questo, essa non è mai posizione di esteriorità. Poco più avanti, saltando, le resistenze non dipendono da qualche principio eterogeneo, ma non sono nemmeno illusione o promessa necessariamente delusa. Sono l'altro termine nelle relazioni di potere. Vi si scrivono come ciò che sta irriducibilmente di fronte a noi. Ora, se teniamo presente questo concetto fondamentale di resistenza, in qualche modo richiamato sempre indirettamente da Bruno nello scritto sugli uomini folli di Foucault, poi è un po' l'epicentro dei seminari dal collegio successivi alla volontà di sapere. Questo concetto di resistenza è abbozzato già nel saggio su linguaggio e letteratura, in quel passo che ne avrei potuto citare tanti, ho citato, non è che sia particolarmente significativo, però è esemplare fino al nostro discorso, dove dice il linguaggio letterario ha delle potenzialità eversive che non si identificano strettamente con l'istituzione o con il sistema letterario. Ma cosa intende per resistenza? E mi pare che in qualche modo Daniele volesse, ora non sta a me insomma fare l'ermeneutica di Daniele, però mi sembra che Daniele in qualche modo lo anticipasse. Questa resistenza in che cosa consiste? Consiste in quello che il potere di straniamento della vita. Straniamento proprio nel senso in cui Shklovsky ha usato nel 1920 nella teoria della prosa questo termine. Straniamento significa allargamento al campo del dicibile, e cosa intendeva Shklovsky? Che aveva un altro orizzonte di interessi. Cosa intendeva per resistenza? Intendeva un linguaggio che disattiva le modalità percettive del linguaggio abituale, ci fa vedere le cose in modo diverso, tant'è vero che lui oppone la visione al riconoscimento. Ora, in termini foucaultiani, questo che può significare? Per noi, questa resistenza, noi possiamo dare a questa resistenza un valore politico. Lo straniamento riporta la letteratura alla sua matrice conflittuale. Rispetto a cosa? Rispetto a quella, per esempio, che Calvino, nella prima lezione americana, quella dedicata a, mi pare che sia la prima, all'esattezza, parlava, non so se sia la prima, non mi ricordo benissimo se sia la prima o meno, chiamava la peste del linguaggio. Diceva Calvino, oggi sarà una peste del linguaggio, è un'epidemia pestilenziale, sono parole letterali, un'epidemia pestilenziale ha colpito il linguaggio. Il linguaggio ha un uso, una funzione solamente denotativa, ha perso ogni capacità inventiva. Inventiva nel senso classico, etimologico del termine, cioè di invenire, di ritrovare nuove ramificazioni, nuove. Cioè riattivare, in termini foucaultiani, questo significa la resistenza, riattivare uno scontro tra la letteratura, tra il linguaggio letterario e il linguaggio, quello che Wittgenstein chiamava il linguaggio comune, dove il linguaggio letterario non dice di più in termini poetici, ma il linguaggio letterario instaura un conflitto politicamente rilevante tra varie forme di
modalità di enunciazione, tra una che si attiene al già dato e una che attraverso una sperimentazione, non sperimentazione linguistica, attraverso una sperimentazione che è concettuale, si muove lungo un itinerario di una continua tensione, conflitto che riproduce il conflitto, non conflitto che guarda a una meta. In questo senso, concludo, la resistenza di Foucault, la capacità, il ritorno, il potere di resistenza, ce l'ha anche il linguaggio letterario. E tutto sommato questi saggi, che sicuramente dal punto di vista di quale stiamo parlando, dal punto di vista della confezione formale e anche dei contenuti sono superati, però in qualche modo possono lanciare una giuntura con questo Foucault, che è il Foucault che oggi ci aiuta a interpretare la realtà. Grazie. Grazie Arturo. Allora, senz'altro passo la parola direttamente a Daniele e a Giancarlo per rispondere o per le proprie riflessioni ulteriori. Se mai facciamo l'inverso, Daniele, così chiudi tu, diciamo, queste... No, non per rubare la parola a Daniele, soltanto per invertire in modo che Daniele possa, come ha aperto, così anche chiudere il punto di vista nostro. E, vista l'ora tarda, a meno che non vogliamo provare a fare una replica via dispositivi digitali di quel celebre film Non si ammazzano così anche i cavalli, che no, la festa di ballo che dura molti giorni consecutivi, ecco, eviterei questo. Dunque, io credo che Bruno... le cose detto Bruno siano condivisibili, credo già condivise, cioè in buona sostanza una parte delle cose che ho detto io andavano nella stessa direzione. Credo, non voglio fare il discorso di chi dice che tutte le vacche sono grigie anziché nere, come tenderei invece a fare visti i tempi, però credo al tempo stesso che si possa provare con grande serenità a collocare un autore sommo dentro le coordinate culturali che gli appartengono, e in fin dei conti mostrando un manoscritto del IX secolo che dà ragione all'idea che Foucault aveva di letteratura del linguaggio, in fin dei conti la stessa idea che Lacan aveva espresso qualche anno prima, in fin dei conti volevo fare questo, cioè ci ha visto giusto, cazzo se ci ha visto giusto, insomma, cioè effettivamente ha colto senza alcun dubbio una dimensione fondamentale. Al tempo stesso il mio problema era dire come ci è arrivato non in quanto scrittore che legge le biblioteche, ma che fa la sua formazione, la sua identità di studioso va letta, a mio avviso, dentro il sistema delle istituzioni, delle fortissime istituzioni francesi che sono costruite intorno alla Tre Grandi Biblioteche e gli archivi nazionali, quello che oggi si chiama Tre Grandi Biblioteche, ma è sempre stata una grandissima biblioteca, anche come potenza iconica, e gli archivi nazionali. È il prodotto di una tradizione francese che si è assestata, grosso modo, alla metà dell'Ottocento e che dentro la quale era naturalmente iscritto. Credo che sia opportuno fare anche questo tipo di ragionamenti a distanza oramai di qualche decennio, che ci consentono di aiutare a capire come arrivava a formulare dei plessi teorici. Al tempo stesso, proprio perché quella formazione, quella identità di studioso aveva valetta dentro delle coordinate, io credo che probabilmente la mancata lettura di autori della letteratura, la mancanza di saggi su autori della letteratura che non siano rappresentativi del suo discorso, non nel senso di ordine del discorso, ma proprio di organizzazione del sapere quale lui stava progressivamente nel corso dei decenni costruendo, sia significativo di una
fascinazione distante, della impossibilità di farlo, eccetera, o quello che sia, ma comunque ha un valore sintomatico. Il fatto che parli tante volte di Proust in saggi dedicati a altri autori, ma non vada mai in fondo nell'interrogazione su Proust, per esempio, è un sintomo. Questo è quello che intendevo dire sul secondo aspetto. E quanto infine alla dimensione sonora, sono d'accordissimo che certo, caspita, se non è vero, come ha detto Bruno, che la dimensione sonora è a sua volta costruzione di spazi, lo disse un innocuo filologo classico che si chiama Bruno Schnell, parlando di Arcadia, che definì un soundscape. È un paesaggio, una spazialità sonora Arcadia, dice Bruno Schnell parlando di Teocrito e Virgilio. Quindi, caspita, sono d'accordissimo. Non veramente totalmente d'accordo. Sta di fatto però che poi nell'organizzazione sui studi, nell'indagine portata avanti da Foucault, questo aspetto non tornava nei suoi studi, così come non tornava l'organizzazione delle retoriche dei discorsi letterari, che era qualcosa che evidentemente non gli interessava altro, benissimo e utilissimo, super nutritivo e assolutamente centrale, però è un altro aspetto che per chi si occupa prevalentemente di letteratura o chi come me crede che attraverso la letteratura si abbia accesso ad alcune forme del sapere, alcune forme di comprensione storica e anche alcune forme di eccesso rispetto alla storia, io di questo sono convinto. Effettivamente poi la lettura dei saggi letterari o degli studi dedicati da Foucault espressamente alle opere letterarie, non alla letteratura in astratto, alle opere letterarie, da questo punto di vista invece poi torna più debole la ricerca, lo studio di Foucault. Dopodiché, infine, e davvero chiudo, credo al contrario che giustamente Bruno diceva stiamoci attenti perché col fatto che a un certo punto un autore diventa troppo corrente poi ci dimentichiamo che ha istituito alcune delle parole, dei concetti che noi usiamo indipendentemente dal fatto che, cioè, senza più ricondurli a lui. Quindi noi usiamo, no, lo disse tantissimi anni fa un grande professore di linguistica generale in un corso su Jemsleo, dicendo ragazzi voi ragionate abitualmente con i concetti Jemsleo ma non avete mai letto i fondamenti del linguaggio, quindi non sapete che l'ha scritto lui per primo questo fatto, quindi andiamoci a leggere i fondamenti e vediamo che cosa dice, o ci scopriamo come pensiamo, in realtà pensiamo attraverso delle, diciamo, progressive elaborazioni di quello che lui ha messo in campo per primo. Sono d'accordissimo, dobbiamo fare molta attenzione a questo, al tempo stesso io credo che la giusta distanza che abbiamo rispetto a lui e ai suoi scritti della sua stagione ci permetta anche di collocarlo dentro le ragioni borghesi, altoborghesi, a quale apparteneva, probabilmente fanno forse parte anche della nostra, comunque involontariamente anche di noi, non lo so, ma comunque, ecco, insieme terrei davvero insieme il tentativo di comprendere da che tipo di discorso nasceva la sua formazione, come questo l'ha spinto a leggere i documenti d'archivio e le costruzioni delle grandi biblioteche, e dall'altra parte però riconoscere quanto costantemente attivi siano dei concetti, per me lo sono, perché non essere francamente l'unico, a partire dall'idea di linguaggio come spazio, della spazialità nelle opere letterarie. Figurarsi. Non credo che in questo ci sia un leso Foucault, no? Almeno spero. Giuseppe, ho visto che c'è una domanda, cosa faccio? Dico qualcosa oppure? Perché anch'io sono preoccupato di non ammazzare cavalli, nel senso che... Va bene, allora magari sì, facciamo. Oppure dico qualcosa. Carla? Dimmi tu. Buonasera, mi sentite? Buonasera a tutti. Sì, sì. Allora, farò una domanda molto banale e semplice, anche perché per riprendere il professor Moroncini, io ho fatto una tesi di laurea proprio su che cos'è la letteratura, quindi. Scardinando un po' tutte le cose più banali, insomma. Infatti sono partita proprio da questo spunto per la mia tesi triennale, sia come punto di partenza ma anche come approdo, perché immagino e penso che qualsiasi studente di lettere appunto si ponga, insomma, nella propria carriera
questo quesito, che cos'è la letteratura? Però, ecco, si è parlato stasera di Foucault, però c'è anche da dire che Sartre ha intitolato proprio un testo, che cos'è la letteratura? Ebbene, prendendo proprio spunto, insomma, da Sartre, da questa visione un po' comparatistica, ecco, tra Sartre e Foucault, mi chiedevo, Sartre aveva parlato della letteratura in termini di progettualità e anche Foucault negli scritti letterari parla di progettualità. Incita però non nella letteratura ma nell'individuo e afferma proprio che questo progetto costituirebbe il luogo originario della scrittura. Io mi chiedo per Foucault qual è questo progetto, qual è questo luogo originario della scrittura. E poi una seconda domanda, mi chiedevo, mentre noi parliamo di Sartre come filosofo impegnato, ecco, politicamente, socialmente, anche perché implicato nelle vicende politiche del proprio tempo, perché la critica non parla di Foucault come filosofo impegnato, sebbene a lungo si sia battuto per quelle che sono appunto le tematiche omosessuali? Questa è una parte appunto che durante i dibattiti, ecco, i seminari, si tende un po' a eclissare. Questi sono i miei due quesiti. Grazie mille. Perfetto, grazie Carla. Allora, Daniele, prima e poi anche Bruno, che era stato chiamato in causa. Sì. Sempre nel tentativo di non fare stragi equine. Io mi rendo conto, non so se essere addolorato o contento di aver fatto un po' arrabbiare Bruno Moroncini, periodo in cui non si riesce a far arrabbiare nessuno, è un bel risultato. D'altra parte con Foucault succede, ho visto che ci sono delle lezioni, diciamo, di iperestesia, è uscito qualche tempo fa un volume in Francia collettivo che si chiamava Piuttosto critiche Foucault, e ci sono state delle reazioni scomposte, diciamo, che non confutavano tanto le tesi giusto o sbagliate degli autori, ma insomma, è quello che succede quando si diventa vacche sacre, insomma. D'altra parte io non riesco, dunque, se ho detto che il mondo è cambiato, mi scuso perché ho usato un trito luogo comune. Sì, intellettualità italiana, Cacciari, Berardinelli, sono grandi nomi, ma non... Ecco, invece non credo che sia rispettoso, questo sì, così entriamo finalmente nell'argomento e cerchiamo di produrre qualcosa di utile per noi oggi qui. Non credo che sia rispettoso nei confronti di una generazione che ha così, soprattutto nei confronti di una generazione, quella di Foucault, che ha così poco esercitato la pietas filiale, che ha ucciso tutti i propri maestri, che ha rotto con tutte quante le proprie cose, avere un atteggiamento, come dire, è ancora tutto vero, devo solo trovare i modi giusti per incastrarti nel mio presente. Tutto quello che tu dici non è più una delle tante cose che si dicono, ma è il testo di cui io devo essere l'ermeneuta. Questo, tra l'altro, è proprio l'atteggiamento che Foucault rifiutava. Lui dice esplicitamente, moltissimi luoghi della sua opera che adesso non posso citare, io non sono un ermeneuta, non cerco di andare più vicino possibile al senso dell'autore o del fenomeno di cui parlo, io sono un misuratore della distanza. Dice cosa con lui, sono proprio un arpenteur, qualcuno che misura la distanza e tramite la distanza produce uno spazio dinamico. E questo è implicito nel gesto stesso di Foucault e io credo che sia la cosa che ce lo rende ancora oggi, quello che ho cercato io prima nel mio piccolo, con la distinzione tra letteratura che parla del mondo, fame di realtà, è anche quella una trita espressione che ho citato così, dandola per scontata, tra questo più o meno dilemma che adesso in cui sembra che siamo crocifissi, e forse Foucault potrebbe aiutarci a scendere dalla croce della letteratura parla del mondo, la letteratura parla di se stessa. E da questo punto di vista, appunto, piuttosto che collocarsi come epigoni che commentano e che dicono è ancora vero, è ancora valido, eccetera, eccetera, potremmo usare, per riprendere un'espressione che è venuta prima nella bocca di Arturo Mazzarella,
usare Foucault, i suoi scritti sulla letteratura, come un prologo. E io stesso, se dovessi fare un augurio a me stesso, non sarebbe altro che quello di essere un prologo a qualcosa di meglio di me che verrà un giorno. Ma veniamo a delle cose un pochino più scottanti. Dunque, il discorso delle vite degli uomini infami, il discorso della grande esclusione, il discorso di Pierre Rivière, su cui io forse ho dato un parere un po' tranchant, pensando di trovarmi così in una situazione com'è, appunto, giustamente, dialettica, discorsiva, eccetera, eccetera. Il problema che è stato sollevato poi dopo, negli anni 70 da Carlo Ginzburg, negli anni 80 da un'autrice come la Spivak, è: ma chi te l'ha chiesto? Sono gli uomini infami che sono venuti da te a dire: senti un po', racconta la mia storia, parla tu che io non sono capace, estrai tu dal freddo e coso discorso dell'archivio una vita appassionante, come un romanzo, eccetera, eccetera. Io non ti ho dato nessuna delega, nessuno ti ha chiesto di fare questo per me. Questa è la distanza etica, per quanto mi riguarda, che ci divide oggi da Foucault, perché questo tema nel frattempo è stato posto. Distanza etica non vuol dire rifiuto, ripudio, abbandono, revisionismo, revanchismo, diventare come Berardinelli. Vuol dire semplicemente avere preso atto che, in questo posso ripetere, il mondo è cambiato, ci è stato fatto vedere una nuova faccia del dado e nessuno dei subalterni, come sono stati chiamati, riprendendo Gramsci, da autori appunto tipo la Spivak, ci ha chiesto, diciamo così, di andare a risuscitare dall'archivio la loro interessantissima vita, eccetera, eccetera. Tant'è che molti hanno detto, e io credo che abbiano abbastanza ragione, che a Foucault interessavano più i procedimenti di esclusione che gli esclusi. Qui una piccolissima nota filologica, perché se non ho capito male ci sono degli studenti. Allora, la questione delle lettere cachet è molto suggestiva. Fu sollevata al tempo della Rivoluzione francese, però guardate che si rischiano di fare delle grosse confusioni, cioè in buona sostanza come esce fuori da lì non sta né in cielo né in terra. La lettera de cachet era sostanzialmente uno strumento del potere regio per sottrarre i privilegiati alla giustizia ordinaria. Veniva usato per gli aristocratici, l'ha accennato Moroncini, queste cose le sa, veniva usato per sottrarre gli aristocratici scapestrati e il procedimento in cui è il corso SAD, sostanzialmente, al corso della giustizia ordinaria, eccetera, eccetera. Gli oppositori politici, non era più il caso di parlarne dopo Luigi XIV, eccetera. Che ogni tanto facessero una retata di asociali, non c'è dubbio, ma insomma, detto questo, non era certo sicuramente questo l'istituto, diciamo così, in cui misuriamo la continuità tra quelle che sono oggi le procedure amministrative che si sostituiscono al potere sovrano e quello che era una volta la sovranità prima della Rivoluzione francese e delle democrazie moderne. Infine, due cose velocissime. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Arturo, che mi ha difeso dalla scomunica e dalla richiesta di ravvedimento che ha fatto Moroncini, pur dandomi la scusa che tutti quanti i miei studenti citano Foucault, ma io purtroppo devo disilludere, i miei studenti non citano niente, e quindi neanche Foucault. Io non ho una particolare Foucault fatigue, diciamo, sono riflessioni che nascono in proprio. Che La volontà di sapere è un libro centrale, o comunque un libro di svolta. È un libro di svolta perché ci sono due tesi forti, una è fortissima, l'altra è altrettanto forte, per quanto mi riguarda discutibile, spero civilmente. La prima è sostanzialmente che non esiste la censura, che non è vero niente che il discorso del deviante viene censurato. Anzi, parlate, dite il desiderio, la verità del vostro desiderio, dal potere pastorale alla psicanalisi, è la verità di voi stessi. Non dovete far altro che raccontarci esattamente da quelli che erano i penitenziari, i libri penitenziali dei confessori medievali alla psicanalisi. C'è un rapporto di continuità, non dico che sia vero o sia falso, questo è quello che dice Foucault nella volontà di sapere. Non c'è assolutamente nessun discorso che deve essere coperto, al contrario, tutto quanto deve venire fuori, e la sessualità è la verità, è un dispositivo in cui la tua verità emerge. Questa è una tesi fortissima, è una tesi antifreudiana, è una tesi che in qualche modo in quegli anni in cui
gli stessi anni Deleuze e Guattari dalla schiena stanno cercando di accoltellare la psicanalisi, è una coltellata fortissima, diciamo, all'istituto psicanalitico, quindi meriterebbe di essere discusso, appunto, non a quest'ora e non da me. La seconda cosa è la cosa su cui io sono invece più dubbio, ne ho già discusso qualche volta in privato con Arturo, è verissimo quello che lui dice, dove nasce il potere, nasce l'esistenza, questo non riesce a fare, a pagare del tutto, a tacitare del tutto il marxista che è in me, che dice che la vita nasce dal basso e poi il potere la intercetta. Mentre invece la sensazione che sempre si ha in Foucault è che l'iniziativa è del potere e poi la vita sviluppa dei punti di resistenza, Foucault li chiama esattamente così. Punti di resistenza che possono essere collettivi, individuali, linguistici o comportamentali, a volte possono anche avere, diciamo così, delle reazioni fisiche. Mi ricordo una cosa sui tribunali, sulla giustizia popolare, fatta con un signore che si chiamava Victor, che era il capo dei maoisti francesi, poi è diventato un sionista col nome di Benny Levy, eccetera, eccetera. Quindi Foucault aveva ben presente le pratiche della rivolta, ma pensava, ha sempre pensato, nel 68 non era Parigi, che l'iniziativa nasce dal potere, sostanzialmente. Il resto è derivato. Io su questo faccio fatica. Lo metto, se devo fare l'esegeta di Foucault, dico, Foucault dice così. Se devo dire che sono d'accordo con lui, per quello che mi può interessare, ho una difficoltà. Così come ho una difficoltà con quella esposta da Spivak e Ghirlo, ma te l'ho chiesto io di venire a raccontare la mia vita. Infine, per venire alla domanda di Carla Fiorentino, dove trova Foucault la progettività, la progettualità? Sartre ovviamente aveva detto che noi siamo progetto perché siamo gettati egregiamente nel mondo, bla bla bla. Questo Foucault non lo può fare perché, appunto, non esercitando pietà filiale nei confronti anche di chi ha solo 15 anni più di lui, taglia completamente a un certo punto i ponti con la fenomenologia, taglia i ponti ovviamente col cogito, con l'intenzionalità e con tutto quello che può essere qualcosa come la parola progetto. Temo proprio che lo ritrovi a metà degli anni 70 nella biopolitica. Temo proprio che nell'individuo imprenditore di se stesso, nell'individuo che può trovare i propri meandri, può provare quelli che lui può chiamare, perché ha studiato nelle istituzioni di cui parla Giancarlo, i propri punti di resistenza, noi potremmo chiamarli anche in altri modi, diciamo, meno carino, meno fascinosi. Io temo proprio che l'unica forma, che l'ultimo Foucault, diciamo così, riesce a attribuire al soggetto come progetto, come progettualità, sia proprio la condizione neoliberale del soggetto che si fa imprenditore di se stesso, che ritiene, questo lo dice Foucault, la parola ideologia è una parola esecrabile, testuale, adesso non ho fatto male il testo, non sono abbastanza sicuro, è andato anche oltre al Tusser che dice un po' di ideologia ci sarà anche nello Stato liberata, e sostanzialmente è appunto qualcuno che, imprenditore se stesso non vuol dire che mette su una fabbrichetta in Brianza, qui nella Lombardia dove io vivo, ma anche semplicemente che segue certi suoi percorsi di vita sessuale, di vita intellettuale, di incontri, eccetera, eccetera. Temo proprio che sia finita lì. Quello è il cul-de-sac in cui è finita la generazione. Foucault è interessante come segnalatore d'allarme, nel senso che nessun intellettuale europeo conosce gli ordoliberalisti nella metà degli anni 70. Nessuno sa chi siano Repke, Mises, eccetera, eccetera. E questo è segno di grandissimo naso. Temo anche che questa cosa gli sia piaciuta molto e che il progetto sia finito lì e che il conflitto sia soltanto lo sganciarsi del singolo da una serie di istituzioni collettive secondo una parabola che non è molto diversa da quella seguita da Barthes e anche da altri intellettuali della sua generazione. La nostra generazione deve rimanere in pietosa conservazione di questo o deve notare il punto dove quella grande nave si è arenata in delle secche e cercare di andare per quel poco che può, qualche metro, qualche miglio più avanti? Ecco, questa è la domanda che lascio di nuovo, ma davvero dopo di me. Vorrei veramente, l'augurio che questo dibattito è di essere soltanto un prologo.
Grazie Daniele, qui in realtà l'assenza dell'autore ci sta facilitando molto nel dialogare. Dunque, altra irritualità, Maurizio Zanardi vorrebbe intervenire e infine passo la linea nuovamente a Bruno. Maurizio? Eccoci qua. Allora, sarò il più possibile rapido. Credo che la domanda in fondo che circola è: ma insomma, questi scritti hanno un avvenire o no? C'è dell'avvenire in questi scritti di Foucault? Ora qui, al di là della civile conversazione tra di noi, mi pare che ci siano delle differenze, cioè sostanzialmente non c'è un avvenire. Per Bruno c'è tanto avvenire. Io vorrei tentare, anche come editore che sceglie i libri pensando che abbiano un avvenire, del perché uno pensa che abbia un avvenire. Allora vorrei partire da una rapida osservazione che feci quando parlammo di Giancarlo Mazzacurati, e mi ricordo che mi venne da dire che Giancarlo Mazzacurati era interessato al libro di Stern, Viaggio sentimentale, per ragioni spaziali. E che la ragione per cui pubblicava con Cronopio è perché voleva un'edizione e voleva seguire tutta l'architettura del testo. E che quella, a me sembrava, come editore, la sua maggiore preoccupazione. Allora, visto che si è parlato di spazio, ne ha parlato anche Giancarlo e via dicendo, secondo me l'avvenire di questo testo è nel fatto che Foucault stesso dice, quindi non ci dobbiamo inventare un avvenire. Non parliamo in sua assenza, parliamo in presenza del suo testo. Il testo dice alla fine una cosa notevolissima. Il prologo di cui parla Daniele Giglioli, per Foucault, per quello che io capisco, è la letteratura stessa. La letteratura stessa è un prologo. Vorrei citarlo, è un prologo che è anche per noi che facciamo gli editori un progetto. Cioè che lui indica, ora si può non essere d'accordo, ma lui fa una cosa chiarissima, cioè la letteratura si occupa, secondo Foucault, innanzitutto dello spazio e non del tempo. Indica, e questo io lo trovo di grandissima attualità per quello che mi riguarda, una fortissima resistenza ad accettare Bergson, di cui c'è una, come dire, oggi c'è una grandissima diffusione del pensiero di Bergson, dice: noi per troppo tempo abbiamo creduto che la letteratura si occupasse del tempo, e cioè delle storie, la letteratura si occupa di dimensioni spaziali, e la critica letteraria dovrebbe innanzitutto interessarsi non alle storie, non al tempo della letteratura, ma all'organizzazione spaziale del discorso letterario. E dice infine, chiudo su questo mi sembra, come dire, il suo preambolo, cioè la letteratura stessa per lui è un prologo. A pagina 100 dice: la letteratura è estremamente giovane in un linguaggio estremamente vecchio. È apparsa in un linguaggio che da millenni, in ogni caso dall'aurora del pensiero greco, era votato al tempo. È apparsa dunque in un linguaggio consacrato al tempo, come il balbettio. La letteratura, l'intera letteratura come balbettio, la letteratura almeno che riflette su se stessa. Il primo balbettio, questo sarebbe la letteratura, questo è il grande prologo, diciamo così, forse a cui conviene restare fedeli. Il primo balbettio di un linguaggio probabilmente ancora molto lontano, alla fine del quale tale linguaggio sarà votato allo spazio. Allora, chiudo su questo. A me pare che noi siamo di fronte a un'enorme questione spaziale, cioè che i nostri tempi sono tempi in cui si impone non la questione del tempo, non la questione delle storie, non la questione della narrazione, non la fame di realtà, giustamente come diceva Giglioli, ma una questione di spazio. La tesi, secondo me, che ha un avvenire di Foucault è che la letteratura è il balbettio di un linguaggio dedicato allo spazio, cioè il prologo di un nuovo linguaggio, dentro il quale, e forse questo è il senso
come dire, anche nascosto, inconscio dei nostri incontri, una casa editrice di filosofia con Kaplas che si occupa di letteratura, dice a un certo punto il compito dell'analisi letteraria oggi, il compito forse della filosofia, il compito forse di tutto il pensiero e di tutto il linguaggio oggi è di far emergere nel linguaggio lo spazio di ogni linguaggio, lo spazio nel quale questo può anche tranquillizzare Giancarlo, le parole, i fonemi, i suoni, le sigle scritte possano essere in generale dei segni. Un linguaggio che non conoscerà più la separazione della letteratura, della critica, della filosofia, un linguaggio in qualche modo assolutamente aurorale. E qui sono d'accordo con Bruno che ricorderà, dice, Foucault, addirittura i primi greci, i pensatori arcaici, cioè un linguaggio dell'avvenire che è costretto a tornare molto indietro. Allora io penso che questo sia l'avvenire di questi testi di Foucault, non di tutto quello che scrive naturalmente, però non perderei questi passaggi, perché almeno a me sembrano fondamentali, tenendo presente che noi ci stiamo ancora trastullando con il tempo, anche nella letteratura. Ma di fatto noi siamo immersi e chiamati di fronte alla grande questione dello spazio e la riscrittura dello spazio. Forse Foucault lo dice, può esserci utile per questo, dove sottolinea questo primato dello spazio rispetto al tempo. E oggi si potrebbe dire il primato dell'architettura del testo, Dedalo, labirinto, via, edificio rispetto alle storie che vengono chieste, no? Questo impegnerebbe il filosofo, il critico letterario, l'editore, potrebbe essere questo il senso politico che ci ha lasciato, giusto per tentare di estrarre un qualche avvenire da queste pagine. Grazie Maurizio. E ora, ricordando a Bruno di non trastullarci con il tempo, come dicevi tu, lascio la parola per poi andare, credo, a concludere adesso. Sì, vabbè. Allora, no, per rispondere alla ex studentessa, quello che ho capito, che ha fatto l'intervento prima, io ho provato a dire quale mi sembra essere il progetto della scrittura in Foucault, cioè o il progetto che Foucault attribuisce alla letteratura moderna, come la chiama lui, che è quello appunto di essere una lingua che si sottrae, come ha detto Arturo anche d'altronde, facendo riferimento addirittura ai formalisti russi, a Lovsky, che si sottrae esattamente a quello che lo stesso Foucault ha teorizzato come l'ordine del discorso, che poi era un tema, come dire, che circolava nell'epoca, perché c'è anche la lezione di Barthes che dice che la lingua è fascista, cioè la lingua, la langue nel senso sussurriano, o più propriamente la struttura discorsiva, implica delle partizioni. Questo è il problema, fra il dicibile, quello che non si può dire, degli interdetti, modi di dirlo indiretti e via di seguito. La funzione della letteratura è quella di passare a un altro uso della lingua che non è più legato alle partizioni o agli ordini discorsivi. Chiaramente questo tipo di letteratura ha un rapporto strutturale con la follia, perché nel senso generale che deve infrangere in qualche modo e da qualche parte non tanto il codice, quanto appunto le clausole del discorso. Questa è l'idea della letteratura che Foucault non pratica in proprio, e francamente questo è un dato biografico di Foucault, non era uno scrittore, faceva altre cose, era interessato ad altre cose, ha avuto una cattedra di storia dei sistemi di pensiero, per cui mi sembra evidente che non era portato
a fare lo scrittore, facevo un'altra cosa, ma quello che è interessante è che anche in questa, diciamo, parte più consistente, quella ufficiale, diciamo, no? Di Foucault, però alla fine, quando io ho evocato l'introduzione alla raccolta sulle vite degli uomini infami, lì c'è l'idea che la letteratura moderna, nelle sue modalità, nelle sue forme, io l'ho chiamata una letteratura del sottosuolo, ovviamente pensando a Dostoevskij, ma pensando poi paradossalmente anche a Nathalie Sorow, che è un altro autore probabilmente oggi del tutto ignoto, ma che ha teorizzato quello che era, lei chiamava, la sottoconversazione. Si potrebbero pensare alle lettere di Cachet come forme della sottoconversazione. Questa era, secondo me. Poi che Foucault fosse impegnato o meno, questo non lo so, io sono poco interessato a questi tipi di discorso in generale. È chiaro che so benissimo che Sartre è conosciuto perché praticamente è l'emblema della letteratura engagée, dell'intellettuale engagée. Vabbè, Foucault non era così, mi sembra chiaro, non so se per mancanza di pietà filiale o perché aveva avuto un'altra esperienza. Non credo che sia questo il problema. Fare altre cose, Daniele Giglioli dice una cosa che è molto vera, nel senso che ci sono molte letture di Foucault, perché le letture di Foucault si dividono, dell'ultimo Foucault si dividono in due grandi blocchi. Quelli che pensano che Foucault è il grande critico del neoliberismo e quelli che sono di meno, però sono agguerriti e secondo me hanno una buona parte di ragione, che Foucault invece era uno che guardava, perlomeno all'inizio, con interesse al neoliberismo. C'è una cosa sicura quando si legge il testo sulla biopolitica, che Foucault non crede che si possa tornare a politiche neo-keynesiane, questo è sicuro che è la sua posizione, né che sia un sostenitore della presenza o dell'intervento statale in economia. Dopodiché questo non vuol dire però, non sono sicuro che si possa leggerlo, come poi faceva alla fine Daniele Giglioli, come se fosse un apologeta dell'individuo neoliberale. Ho dei dubbi, io come ho dei dubbi sul primo versante, ho dei dubbi anche su questo secondo versante. Questo anche per dire, per cui io credo che l'impegno di un intellettuale è di inventare forme nuove nel suo campo. Per cui i filosofi dovrebbero inventare concetti, come dice Deleuze, e probabilmente gli artisti dovrebbero inventare percepta, forme nuove di percezione, di esperienza, di pensiero. Questo è l'impegno. Poi che questo impegno assuma forme politiche determinate, a me ormai sembra del tutto secondario, vista anche la storia, cioè le cose che poi sono accadute, dove appunto un eccesso di partecipazione a ideali rivoluzionari poi viene vissuto con effetti tragici quando questo progetto crolla, come di fatto è crollato. Per cui dobbiamo ricominciare a fare questo, ognuno nel suo campo, per quello che gli riesce. Questo per dire a Giglioli che io non ho mai pensato di fare di Foucault, come nemmeno di chiunque altro, una specie di immagine di santo da cui, di fronte alla quale bisogna prosternarsi. Io per esempio penso che l'ultimo Foucault mi convince ben poco. Ecco, per esempio, e anche questo è interessante vedere la differenza di prospettiva a cui si guarda ad un autore. Io continuo a pensare che l'opera più importante di Foucault siano Le parole e le cose. Io attribuirei meno importanza alla volontà di sapere, anche se ovviamente è il punto di inizio di questa elaborazione del concetto di potere moderno. Però è anche vero che Foucault, ovviamente come tutti i pensatori viventi che vivono e dunque cambiano loro, e dopo 8 anni esce col secondo volume che smentisce in gran parte le cose sostenute nel primo. Per cui capisco che per generazioni, io lo capisco questo, per generazioni un certo testo può avere avuto una funzione molto importante. Per cui io dico tranquillamente che per me l'ha avuta più Le parole e le cose. E meno l'ultimo Foucault per me è meno interessante. Ma questo rientra nelle differenze con cui uno costruisce i propri percorsi. Quello è il punto, è un altro. È che
Io credo, ma lo farei con qualunque autore della storia, per questo facevo riferimento al passato. Se ci mettiamo a parlare di Foucault, secondo me il nostro compito è cercare di capire Foucault che cosa pensava, cosa voleva dire, quali erano i suoi problemi. Dopodiché in questo rientrano anche i limiti, che sono limiti storici, limiti temporali, limiti esistenziali, tutti quelli che volete, dalle biblioteche. A proposito, io non ce l'avevo la biblioteca, questo perché sennò qualcuno ha potuto pensare che io sono nato in una biblioteca enorme. No, l'ho fatta io, tutti quei libri che vedete l'ho comprati io uno per uno. Non c'erano biblioteche in casa mia. Dopodiché però questo non toglie che proprio per posizione, io la chiamerei etica, ma non vorrei essere eccessivo, io poi devo però prendere sul serio gli autori. Se gli autori hanno una presenza oggettiva che non decido io, che non sono nessuno, ma che ce l'hanno di fatto, anche nelle forme scolastiche, ripetitive, non ha importanza. No? Perché quello che è accaduto a Foucault è accaduto anche a Hegel, non è un problema di Foucault, accade a chiunque diventa scolastico per definizione. Dopodiché ci sono per fortuna le rinascenze, e allora uno rivede le cose, le ripete e le ripensa. Penso però che gli autori vanno presi sul serio e che il compito che noi abbiamo non è quello di marcare quanto siamo distanti noi da lui, ma di far capire quanto lui è vicino a noi e contemporaneo a quel che siamo. E questo, ripeto, vale non solo per Foucault, per Derrida o per Lacan, che sono chiaramente autori che hanno formato me, ma per me vale anche per Platone ed Aristotele. Io non riuscirei a pensare in un altro modo. E questo vuol dire che siamo non nel tempo ma nello spazio, perché se stessimo nel tempo dovrei concludere appunto che chi se ne importa di chi è vissuto tanti anni fa e dunque le cose sono cambiate. E perché stiamo nello spazio, e nello spazio vuol dire ci sono anche compresenze, no? Allora, spazi sono anche stratificati, compressi, e di conseguenza io penso che questo è il mio atteggiamento. Posso essere anche critico nei confronti di alcuni aspetti di Foucault che personalmente non mi piacciono. Detto questo, non li metterei in primo piano se sono chiamato a parlare di Foucault. Farei un'altra operazione. Cercherei di capire perché Foucault è importante, perché ha detto cose che contano, perché ha un avvenire, perché tutti i grandi hanno un avvenire, se no non sarebbero tali. Cioè se non avessero un avvenire per struttura, non ce ne occuperemmo affatto, perché non avrebbe nessun senso occuparsene. Foucault ha un avvenire, Derrida ha un avvenire. Chiudo con questa cosa. Io sono rimasto molto colpito dall'ultima intervista di Derrida, che rispondendo al giornalista che gli chiedeva come sta, malissimo, sto morendo, basta, non ne parliamo più perché se no facciamo le cose tristi. E gli disse, guardi, io sono convinto che sarò riscoperto fra moltissimi decenni, però sono anche assolutamente certo che da qui a 3 giorni dalla mia morte sarò del tutto dimenticato. Io credo che sia una legge strutturale della trasmissione culturale. Cioè un autore viene dimenticato e diventa un cane morto esattamente 3 giorni dopo che è morto. Dopodiché passa il tempo, passano gli anni, le generazioni cambiano e improvvisamente quell'autore ritorna. Se aveva ovviamente, era stato, come dire, presente spazialmente al proprio tempo. Se ha fatto questo ritornerà necessariamente. Ritornano tutti infatti, non c'è nessuno che non torni. Chi non torna vuol dire che non conta assolutamente nulla. Questo è il mio atteggiamento in generale. E era solo questo che volevo mettere in evidenza e dunque perciò sono rimasto colpito dal fatto che invece lei ha messo in evidenza quanto ci divide da Foucault o quanto lei è diviso da Foucault. E d'altronde le citazioni che ha fatto alla fine me lo fanno anche capire, perché citare Carlo Ginzburg capisco perfettamente che siamo in un'altra prospettiva, insomma, non c'è dubbio. Ok, basta. Ora però sarei tentato di sentire ancora Daniele e poi Giancarlo sullo spazio che aveva introdotto. Però i cavalli continuano a morire se facciamo questo.
No, ma è uno scherzo in realtà, perché insomma è davvero tardissimo, quindi vuol dire che dovremo vederci un'altra volta, forse di persona, e se possibile lo vedremo. Allora, intanto grazie a Giancarlo Alfano e a Daniele Giglioli per aver portato avanti i discorsi sulla grande straniera, per aver impostato una linea, e grazie a Bruno Moroncini, Arturo Mazzarella, Maurizio Zanardi per averli sviluppati in una loro chiave diversa, e grazie a Carla Fiorentino per il coraggio, unica rappresentante degli studenti in questo momento. Ora passo la parola a Elisabetta Bignente per una conclusione che è un lancio in realtà. Un brevissimo saluto a tutti voi e grazie per la pazienza con cui ci avete seguito, l'interesse in questo primo ciclo di Cablas. Volevo soltanto ringraziare ancora una volta i nostri amici di Cronopio, Maurizio Zanardi e Antonella Cristiani, per questo lavoro dietro le quinte che è stato davvero per noi indispensabile, prezioso, non ce l'avremmo mai fatta senza. Proveremo però anche a farcela in un secondo ciclo che riprenderà dopo Pasqua il 19 aprile con una serata Orwell con Antonio Bibò, Valeria Pinto, Stefano Manferlotti e Vincenzo Latronico, e poi andremo avanti con una cadenza bisettimanale fino alla fine di giugno, quando speriamo poi di essere effettivamente tutti liberi di vederci anche dal vivo, e promettendo ovviamente di farvi andare a letto un po' prima la sera, su questo ci impegneremo. E chiuderemo il 28 giugno con una serata insieme a Pier Vincenzo Mengaldo, parlando dei suoi scritti su Francofortini, con Gianni Maffei, Maria Vittoria Tirinato e Niccolò Scaffai. Vi ho dato giusto i due estremi, iniziale e finale, di un ciclo che però sarà molto ricco, prevederà anche la presenza di molti di voi che siete anche adesso qui con noi, da Arturo Mazzarella, Anna Masecchia e Giuseppe Guizzi, che ci ha seguito in tutti questi appuntamenti, e molti altri amici e colleghi. E quindi vi do la buonanotte e ringrazio anche tutti gli studenti che ci hanno accompagnato fin qui. Buonanotte a tutti, arrivederci. Buonanotte, arrivederci. Grazie. Ciao.